appunto delicato vuol dire che molti soci si lamentavano, il mugugno tipico del socio medio, si lamentavano del fatto che effettivamente si discuteva molto di nuove ricerche, si discuteva molto di diciamo progetti da portare avanti, pensiamo al workshop dottorandi, ma pensiamo anche ai cantieri. In realtà la Sisco è una società, un luogo in cui si valorizza molto la ricerca in corso, i nuovi percorsi, quello che nasce, ma effettivamente mancava all'interno poi di una corporazione che si occupa di una disciplina così strutturata, così forte come la storia, mancava una riflessione sulla storiografia. Questo, diciamo, aveva un doppio volto: da una parte storiografia intesa come riflessioni su le cose che sono state scritte in passato, ma dall'altra è anche un modo per lamentarsi, questo lo dico in maniera esplicita, lamentarsi di una specie di cesura generazionale. Cioè, vero o non vero, una delle accuse che veniva fatta è le nuove generazioni non hanno contezza, non hanno consapevolezza di una parte del lavoro fatto all'interno della storiografia, e dunque è un rischio, è un problema, è una mancanza. E come mai una società come la Sisco non si fa carico anche di questo tipo di riflessioni? E abbiamo messo in piedi, diversi soci hanno in qualche modo fatto notare questo bisogno, in particolare Giovanni Gozzini, Renato Camurri, ma anche Angelo Ventrone e molti altri hanno fatto notare che c'era questo bisogno, e come Sisco effettivamente ci siamo attivati. Una assemblea scientifica, diciamo così, un nucleo di soci ha cominciato a fare una riflessione per scegliere il tema, perché i temi sono tanti, ma anche, si spera, la durata di questo seminario annuale sarà sufficiente nel tempo per soddisfare alcune grandi domande, alcune grandi questioni, alcuni grandi temi. Però, come primo, e ovviamente va ringraziato Giovanni Gozzini per aver dato la possibilità di utilizzare il DSE come sede stabile, che questa è una anomalia all'interno dell'organizzazione della Sisco. Avremo una sede fissa, almeno fino a quando non ci cacciano, che non so questo quando verrà, però una sede fissa, e ogni anno ci troveremo qui a discutere di storiografia. Dicevo, però, abbiamo voluto iniziare con una panoramica. I temi durante la discussione emersi sono stati molti, però alla fine si è fatta una scelta, ma ogni anno si spera ne verranno fuori di nuovi o si recupereranno alcuni che sono stati proposti. Dicevo, abbiamo però deciso di iniziare con una riflessione. Ovviamente devo ringraziare Angelini e Carrattieri che avvieranno i lavori, perché è una relazione molto impegnativa. Chiunque si occupa di storia e sa un po' di storiografia non può non immaginare come un titolo come Tendenze della storiografia contemporaneistica italiana 1989-2018, ci vuole del coraggio. Loro l'hanno avuto, noi li ringraziamo e staremo volentieri ad ascoltare questa relazione. Ma lo scopo, l'obiettivo di questo incontro è la discussione. In realtà si è parlato molto del chi è, chi ha impostato, chi discute, chi non discute, ma il vero nodo di questo incontro è discutere tra di noi di storiografia. Non è facile, lo sappiamo, perché molti discutono di storiografia a partire dalle proprie ricerche, dunque ci sarà anche questo tipo di problemi, però comunque bisogna iniziare, bisogna cominciare a parlare di quello che si è fatto, delle ricerche in corso, dei grandi filoni, e questo è il tema di oggi. Domani mattina invece si entrerà
diciamo, ci si occuperà di ambiti più specifici, coordinato da Giovanni Gozzini. Il tema che è stato prescelto dall'Assemblea Scientifica è sostanzialmente quello delle periodizzazioni e delle dimensioni nella storiografia contemporanea, in questo caso negli ultimi 10 anni. Questo tema è all'ordine del giorno, è un tema molto importante, e questo, su questo abbiamo tutti convenuto, anche chi aveva in mente altre questioni, però mi sembra, come primo incontro fondativo, mi sembra effettivamente due mezze giornate assolutamente equilibrate. Anche qui c'è la chiave, sta nella discussione, nella riflessione, gli interventi possibilmente brevi per poter far parlare tutti. Brevi significa evitare le controrelazioni, perché poi diventerebbe problematico, però siamo nell'ambito della sperimentazione, cominciamo oggi, io non rubo altro tempo perché spero appunto che la discussione sia intensa, e dunque chiamerei Margherita Angelini e Mirko Carrettieri, ringraziandoli ancora per venire qui al tavolo. Grazie. Grazie innanzitutto agli organizzatori per avermi invitato a parlare in questa occasione. Mirko Carrettieri, che completerà l'intervento subito dopo di me, ed io abbiamo collaborato a questo paper, che è quindi da considerarsi un tutt'uno, anche se è diviso in due parti. Nella prima parte abbiamo pensato di presentare quelle che riteniamo essere le basi teoriche, per poi introdurre la seconda, nella quale invece effettueremo un'analisi di tipo quantitativo e qualitativo dei dati emersi dalla nostra indagine. E come già ben sapete, è sul finire dell'Ottocento che si può collocare in Italia l'apparire delle prime riflessioni storiografiche sulla storia contemporanea, intesa soprattutto come storia della formazione dei caratteri del processo nazionale unitario. Non è qui il caso di ripercorrere il lungo tragitto che, a partire dalle prime ricerche e dall'intreccio strettissimo tra storia e politica, ha portato la storia contemporanea, in cui è compresa ma non è sovrapposta la storia risorgimentale, a istituzionalizzarsi. È importante ricordare qui oggi, forse pur senza avere la pretesa di essere esaustivi e menzionandone solo alcuni, i contributi significativi in questa prospettiva di Ilaria Porciani, di Mauro Moretti, di Massimo Baglioni e di Maria Pia Casalena. A nostro avviso è tuttavia il periodo tra le due guerre mondiali il punto di osservazione privilegiato per comprendere i cambiamenti interni alla disciplina storica e in particolare a quella contemporaneistica, poiché vi fu un progressivo assestamento delle strutture educative che portò alla demarcazione di caratteri che divennero peculiari dell'Accademia nel lungo periodo. Il campo del sapere storico si trovò al centro di questo fermento e i mutamenti furono favoriti, oltre che dalla presenza di alcuni storici preposti al Ministero della Scuola e dell'Università, da Pietro Fedella, Francesco Ercole, Cesare De Vecchi, anche dalla promozione di facoltà, quali quelle di scienze politiche, o dall'inserimento di nuove cattedre come quella di Storia del Risorgimento nel 1925, e dalla crescita quindi di occupazione data proprio da questa da forte promozione anche di istituti di ricerca extra universitari. L'analisi quindi dovrebbe essere in realtà condotta nel lungo periodo, comprendendo all'interno del percorso collettivo anche quello dei singoli agenti che concorsero alla formazione e alla legittimazione del campo del sapere attraverso il loro capitale sociale, economico e culturale, il quale determinò anche la posizione degli attori al suo interno. Solo così è possibile capire come nel 1944 la Facoltà di Scienze Politiche a Firenze ottenne con decreto del governo militare alleato un particolare ordinamento in cui comparve per la prima volta tra gli insegnamenti del secondo anno anche storia contemporanea, anche se non di ruolo.
Giovanni Spadolini, che come sapete è il vincitore della prima cattedra di storia contemporanea proprio a Firenze, ricordò come fu attraverso delle cene che si svolgevano a casa di Mario Toscano con lui e Federico Chabot, questa fu l'occasione in cui maturò praticamente l'idea di creare una nuova cattedra per la storia contemporanea. E, come ricorda Spadolini, fu decisivo l'appoggio che Chabot dette al superamento delle infinite resistenze del Consiglio Superiore, interprete della vecchia storiografia. La problematicità principale, su cui non mi posso assolutamente addentrare oggi, consisteva quindi ancora nel cercare di definire quali potessero essere gli ambiti scientifici della contemporaneità, le sue scansioni cronologiche e i suoi limiti. Una difficoltà che fu comune ad altri paesi nel medesimo periodo. Prendendo in esame diversi casi di studio, si può vedere come la storia contemporanea italiana, dal punto di vista della sua evoluzione istituzionale, sia strettamente comparabile con quello di altre nazioni europee, in primis il caso tedesco. Solo ripercorrendo questa breve storia, è possibile evidenziare come tra gli anni 60 e 70 gli studiosi di storia contemporanea si professionalizzarono, cercando quindi una legittimazione ottenuta grazie al riconoscimento della comunità scientifica nazionale di riferimento. Importanti contributi per comprendere quanto affermato, cioè dal punto di vista comparativo, sono i due volumi, frutto di una ricerca internazionale di enorme rilievo, di Ilaria Porciani, Atlas for a European Historiography, The Making of a Profession, curata nel 2010, scusate, insieme a Lutz Raphael, e anche Setting the Standards, Institutions, Networks and Communities in European Historiography, curato nel 2012 insieme a Joe Tollebeck. Gli orientamenti quindi della generazione entrata nelle università nel periodo tra gli anni 60 e 70 furono, a nostro avviso, fondamentali per dare un assetto alla disciplina accademicamente relativamente giovane nel contesto italiano e alla ricerca quindi di un proprio baricentro. È importante notare, per quanto diremo tra poco, come tra anni 60 e 70 l'idea comune agli studiosi era quella che la disciplina racchiudesse una propria funzione civile e che di conseguenza lo studio e la ricerca nel campo della storia contemporanea dovesse essere un addestramento per comprendere e per preparare a vivere. Dopo una fase molto sperimentale, quale quella degli anni 60 e poi anche quella degli anni 70, in cui accanto all'analisi quantitativa era convissuta l'idea della storia come intreccio e romanzo e si era sentita la rinascita del metodo narrativo contrapposto ad altri modelli, tra cui il marxismo, le annali, la cliometria, così come le ricerche di varie microstorie, i primi annotanti si aprono con la percezione di una crisi che non investe solo la contemporaneistica, ma la scienza storica in generale. In linea con altri intellettuali europei, gli storici italiani, proprio a metà degli anni Ottanta, rilevavano come, insieme alla crisi della Weltgeschichte, vi fosse una crisi più generale del senso della storia, come scrisse Canfora nel 1982. Cito Canfora: il concetto o l'idea di una storia sentita come l'insieme di tutti i fatti o di tutte le storie non è un'astrazione o fantasia. E se il senso della storia è nel conoscere per operare, essa nel fare della singola scoperta o intuizione di per sé stessa un fine, rileggerà il passato in un continuo e ininterrotto dialogo con il presente, nel quale la suggestione analogica e l'orientamento del racconto sono inestricabilmente distinti. In questo itinerario complesso si intrecciano anche storia e filosofia, come dimostra Giacomo Maramao, allievo di Eugenio Garin, che nei primi anni Ottanta teorizzava come la secolarizzazione avesse avuto al suo centro il processo di temporalizzazione della storia, e cito, e egli affermava proprio come il proprio tempo fosse disincantato in quanto si assisteva ad una caduta del futuro come potenza simbolica, di futuro passato, dopo che la scoperta del principio di irreversibilità della natura aveva fissato il tempo dell'entropia. In questo periodo in Italia le grandi trasformazioni in atto nel mondo sociale, economico, politico e anche accademico
avevano costretto gli studiosi a mettersi in discussione. Diversi storici cominciarono ad interrogarsi sul senso dell'antitesi tra racconto e scienza, sul problema della crisi di identità diffusa in ambito storiografico, sulla ridefinizione dell'organizzazione dei rapporti tra scienza e società. Arnano Momigliano nell'82 commentava come lo storico avrebbe dovuto avere un limite invalicabile, che era la ricerca della verità, ma, commentava, gli studiosi lo avevano ormai dimenticato. Nel volume La teoria della storiografia oggi, che era emerso da un convegno torinese del 1982, gli studiosi fecero capire le difficoltà di unificare in un solo modello epistemologico scienze sociali, scienze umane e scienze della natura. Ettore Lepore, nell'87, nel tracciare un bilancio dell'evoluzione degli studi storici in Europa e in Italia, commentò come fossero ancora agganciati tradizioni e culture nazionali spesso impermeabili l'uno all'altra. Pur attuando uno scambio di strumenti metodologici, secondo Lepore, non vi era stato e non vi era ancora sufficiente attenzione per le prospettive epistemologiche della disciplina, tanto che, cito, negli storici di mestiere, c'era una diffusa sfiducia per parole e teorie, per lo stesso metodo. In questo, Lepore ravvisava una scarsa propensione allo studio della storia della storiografia, e lo vedremo anche dalle tabelle che ci mostrerà Mirko, e quindi anche all'autobiografia critica, nonostante la storia fosse in un momento di forte transizione, modificazione e forse per alcuni di decadenza. Sempre nel 1987 Giuseppe Ricuperati notava come iniziasse ad esserci una crisi di tutti i modelli epistemologici forti all'interno della storiografia italiana. Invitava i colleghi a ripercorrere le radici del proprio sapere esercitando la storia della storiografia. Perché, cito, storicizzando il proprio oggetto non soltanto si ricostruisce una tenace continuità e unità del mestiere dello storico, ma forse si offre dall'interno l'unico controllo di scientificità oggi possibile per la storia come disciplina, che è ancora il modo in cui uno storico o una forma di storia hanno risposto al problema della ricerca della verità. Come sottolineava negli stessi anni Pietro Rossi, sempre, cito, alle teorie più generali si sono sostituite teorie più circoscritte. Il rapporto determinante non è più quello con una teoria generale della società, con una concezione della storia universale, bensì con un rapporto quasi univoca con le scienze sociali. Nelle parole di questi due studiosi si può cogliere in pieno la crisi dell'intellettuale europeo di fronte alla società di massa in precipitoso mutamento. Alla fine degli anni Ottanta, l'universo della disciplina storica, e quindi anche quello della contemporaneistica, appariva ai protagonisti sempre meno regolato da programmi, classificazioni, sistemi unificati. Una crisi tale che lo stesso necessario rapporto di scambio tra ambiti ravvicinati, quali quelli delle scienze umane e sociali, non sembrava più adeguato, come affermò Francesco Barbagallo nell'84 in Studi Storici. Il rischio, secondo lo studioso, era di accrescere le difficoltà di identificazione e di caratterizzazione degli statuti scientifici che sono, secondo questo studioso, tradizionalmente distinti. Il motivo, quindi, per cui la nostra analisi è partita non dal 97 ma dal 1987 è proprio perché, a nostro avviso, studiare l'orientamento della ricerca significa indagare quale sia la sua direzione e il senso che questa stessa aveva per gli attori in campo. Nell'87 era comune la sensazione che volgesse al termine il trionfo di una crisi, la fine di un'epoca, che nelle parole di Barbagallo era stata accelerata da trasformazioni di inedita rapidità. Una crisi della storia e del suo senso, quindi, che sembra non aver subito termine e che è perdurata per quasi un quarantennio, nelle parole di Giuseppe Galasso nel 2017. Nel suo volume uscito per la Terza, Storia della storiografia italiana, un profino, lo studioso napoletano si è interrogato sul perché sia venuta meno, a partire dagli anni Ottanta, una caratteristica, quale quella dello storico come attore sociale, che ha legato fortemente lo sviluppo della storiografia italiana per quasi 1000 anni. Da questa data, cioè dalla metà degli anni Ottanta, secondo Galasso, si è assistito alla perdita della funzione sociale della storia in Italia.
Galasso scrive: questa crisi non è stata soltanto una crisi di concetti e di idee, né solo della vita intellettuale. È entrata alquanto addentro nella vita sociale e in alcuni ordinamenti. E in generale in Italia, ad esempio, la deplorazione della molto forte riduzione della storia nelle scuole di ogni ordine e grado, da quelle elementari all'università, e poco oltre. Nel campo storiografico è apparsa come la vera e propria demolizione dell'idea di una storia, se non in generale, almeno tanto ampia e comprensiva da dare un qualche senso all'idea di una storia totale, alla quale prima e durante la crisi della storia si è da molte parti mirato. Una soluzione a questa crisi è stata cercata in Italia, secondo Galasso, nelle scienze sociali, le quali rafforzarono, secondo l'autore, una sorta di processo all'Europa, una progressiva dissoluzione del concetto di nazione a favore di quello di nation building, un revisionismo continuo di alcuni concetti chiave e il prevalere di alcuni ambiti di interesse, come quello della storia contemporanea, a detrimento a volte di altri. Tutto questo ha portato, secondo Galasso, ad un paradosso, cioè pur essendo ridotte l'idea nazionale e l'identità dello Stato nazionale, queste due entità non sono affatto sparite, nelle sue parole, dal quadro psicologico e culturale del paese. L'aspirazione ad un superamento di quell'idea e di quell'identità in una nuova idea e in una nuova identità è vivissima, ma solo in parte soddisfatta dall'Unione Europea, e alla fine le spinte materiali e culturali della globalizzazione appaiono prevalere abbastanza facilmente sia sui, per quanto residui, idee dell'identità nazionale, sia dall'impulso a superarli nella dimensione europea. Su quest'ultimo passaggio penso che si possa aprire una fruttuosa discussione, in quanto non solo esso ci permette di comprendere le contraddizioni interne alla storiografia italiana e che capiremo attraverso le tabelle che abbiamo elaborato, una storiografia che aspira a superare il nazionale ma non ci riesce e che quindi ricollega l'Italia in un qualche modo ad una crisi avvertita a livello mondiale. Alan McGillan, ragionando sul futuro degli studi storici nel 2011, all'interno dell'ultimo volume della Oxford History of Historical Writing, sostiene come uno dei più importanti compiti che gli storici hanno sia quello di aiutare gli uomini a pensarsi nel mondo in cui vivono. Lo studioso dell'Università della Virginia ritiene che la professionalizzazione della disciplina storica, un processo che si è accelerato negli ultimi 40 anni, come dimostrano anche questi volumi che ho citato, abbia portato alla perdita netta di una ricerca di senso nella pratica storica, in quanto, per paura di essere tacciati di dilettantismo, gli studiosi tendono a focalizzare la propria attenzione solo su un paese, un solo periodo e un solo tema, perdendo del tutto di vista il quadro generale, sia per motivi vari, sia perché, secondo questo studioso, esiste una vera e propria crisi della ricerca storica. E questo si può ravvisare anche nelle ricerche, nelle sue parole, dei gruppi di ricerca più vasti a livello, diciamo, non solo a livello di un'unica nazione. Le parole di McGillan non vogliono essere una difesa della storia universale, ma piuttosto un ragionamento più ampio sulle responsabilità dello studioso di storia. Non a caso questo tema è stato al centro di un vivace dibattito internazionale che è emerso con forza alla fine degli anni 90. La questione ha costituito uno dei major issues del 19° e 20° convegno internazionale di scienze storiche, organizzati rispettivamente nel 2000 ad Oslo e nel 2005 a Sydney dal Comitato Internazionale delle Scienze Storiche. La discussione in questi due convegni è ruotata intorno a molteplici temi che hanno coinvolto alternativamente le implicazioni sociali, politiche, legali, etiche e morali della professione, non solo il tentativo storico all'interno del proprio tempo, ma anche i compiti, le funzioni e i limiti insiti nell'esercizio del mestiere. François Bedarida nel 2003 ha sottolineato quanto, nel valutare una presunta responsabilità dello storico, la dimensione etica non debba necessariamente possedere un proprio intrinseco valore morale, ma piuttosto richiamarsi ad una basilare e necessaria onestà nei confronti del proprio oggetto di ricerca,
Per Bedarida lo storico è come un registratore dei propri tempi, ovvero del proprio tempo. Nel 2004 History and Theory ha dedicato un intero volume al tema History and Ethics, con numerosi interventi, tra cui anche quelli del filosofo americano delle filosofie delle scienze sociali Brian Fay e dello studioso tedesco di didattica della storia Jörn Rosen, il quale da numerosi decenni si occupa dell'intreccio tra storia e società. Nel 2009 Anton de Betz, fondatore del Network of Concerned Historians, è ritornato sul tema nel suo volume Responsible History, constatando come negli ultimi 30 anni vi sia un stato a livello mondiale un continuo abuso della storia. La conclusione a cui giunge lo studioso olandese dell'Università di Groningen è che quella di una necessaria elaborazione di un codice etico dello studioso di storia, che deve ritrovare il proprio posto all'interno della società. E forse a questo punto è più facile capire perché nel 2011 Alan McKillen, tornando su questi temi, ha identificato il problema principale della storiografia mondiale nel fare proprio un quadro riassuntivo di 5 volumi sulla storiografia mondiale dall'antichità ai giorni nostri, nella perdita di senso della storia proprio, e nella chiusura e nella lettura della storia solo da un punto di vista dello Stato-Nazione. Nel muoversi in questa direzione bisognerebbe, secondo lui, esplorare le alternative a questo modello. Ciò significherebbe riprogrammare il percorso dell'acquisizione della disciplina, cercando di privilegiare la dimensione globale e ponendo l'accento sul transculturale, sul transregionale del divenire storico, eleggendo quindi al proprio specifico oggetto di insegnamento non più e non soltanto lo Stato-Nazione, ma nuove entità spaziali definite dalle interazioni tra differenti società e differenti reti, ovvero di tutti quei processi che innescono significative interazioni tra diversi gruppi umani, introducendo nuovi paradigmi di analisi. Per ritornare all'Italia, vorrei sottolineare come in Storiografia e Storici Europei del Novecento, anche Giuseppe Galasso, analizzando la vicenda storiografica europea del Novecento, invitava i lettori a tornare a riflettere sulla responsabilità degli storici e sul loro compito nella fondamentale costruzione del rapporto tra presente e passato, al fine di stimolare e di portarci a considerare la storiografia del nostro tempo non solo come un'attività disciplinare settoriale, ma anche come, cito Galasso, un eco di tutta la vita intellettuale, civile e morale di quel tempo. Partendo quindi da queste ampie considerazioni, abbiamo perciò deciso che, per sondare l'evoluzione della storiografia italiana, fosse necessario utilizzare delle tabelle classificatorie. Per porci in linea con gli interventi di domani pomeriggio, abbiamo utilizzato le stesse categorie che ha elaborato Gozzini per costruire il suo intervento, e le mostrerà Mirko. Dico fin da subito che abbiamo a lungo discorso con Mirko Carrattieri quanto qualsiasi tipo di sintesi e classificazione ponga e faccia sorgere innumerevoli domande a chi le utilizza. Come si fa ad esempio a distinguere il regionale dal nazionale per la storia italiana dell'Ottocento? Qual è la definizione di storia sociale nella storiografia italiana? La storia degli ospedali, del brigantaggio, della comunità è storia sociale? Come si distingue la storia sociale dalla storia culturale? Qual è la definizione di storia economica? Sembrano domande leziose, ma il pubblico qui presente penso debba farsene carico, in quanto, come sappiamo, manca in Italia una vera e propria stagione legata alla Begriffsgeschichte o alla Conceptual History, le cui potenzialità sono state recentemente discusse nuovamente da Timothy Goering nel Journal of the Philosophy of History nel 2013. Goering invitava a riflettere nuovamente sulle capacità di uno sviluppo di un'analisi concettuale e, partendo dalle teorie elaborate dal filosofo americano sistemico Wilfred Sellers, lo studioso ha argomentato come la storia concettuale può tracciare accuratamente i cambiamenti semantici dei concetti di base e quindi offrire uno strumento importante della disciplina storica. Sia io che Mirko riteniamo quindi che le categorie che sottendono le nostre tabelle devono essere ridiscusse in profondità durante queste due giornate, per dare avvio in questa sede ad una riflessione seria sui cambiamenti legati alla semantica storica negli ultimi 40 anni. Una riflessione che è davvero necessaria per comprendere le trasformazioni storiografiche avvenute. L'intervento di Carrattieri cercherà quindi di rispondere ad alcuni punti che io ho sollevato in modo preliminare e generale.
È possibile, analizzando i dati che abbiamo elaborato, parlare di una crisi durata 40 anni? Sono corrette le formazioni che tendono a ravvisare una progressiva dissoluzione del concetto di nazione a favore di quello di nation building? Vi è stato un revisionismo continuo di alcuni concetti chiave e il prevalere di alcuni ambiti di interesse a detrimento di altri? Vi è stata un'eccessiva esterofilia anche a livello metodologico? Nei prossimi minuti il mio collega tenterà di abbozzare una risposta, mostrandovi dati sia delle monografie sia dei contributi collettanei e di quelli in rivista per alcuni anni tra il 1987 e il 2017. Grazie. Buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie dell'invito e cercherò di dare alcune indicazioni più che altro per il dibattito che penso sarà interessante nel seguito del pomeriggio e domani mattina, a partire da questa mappatura che abbiamo provato a fare della storiografia italiana dell'ultimo quarantennio. Abbiamo preso come estremi cronologici il 1987 e il 2017 e nell'impossibilità, con il tempo a nostra disposizione, di fare una mappatura completa, abbiamo scelto una campionatura ragionata, e cioè abbiamo utilizzato queste quattro annate, 1987, 1997, 2007 e 2017, perché più che il dato assoluto ci interessava mostrare l'eventuale evoluzione dei dati. E questi dati li abbiamo affrontati sulla base di due basi differenti, quelle delle monografie di cui si è occupata Margherita, lavorando sulla bibliografia storica nazionale e poi nel periodo più recente anche sulla rivista della Sisco. Io invece mi sono occupato delle riviste italiane. Anche all'interno di questa base di dati era necessario fare delle scelte un po' tranchant, e quindi delle scelte un po' drastiche, ovviamente, per cercare di costruire una base di dati sufficientemente ampia e sufficientemente rappresentativa. La mia scelta quindi è stata quella di selezionare 12 riviste da campionare per la scelta degli articoli, utilizzando l'indicizzazione italiana, quindi quella della bibliografia storica nazionale, della NCP e dell'ESPER. Combinando queste, che tra l'altro non sono coincidenti tra di loro, ho costruito una base di dati comprendente circa 300 articoli per ciascuna di queste annate, raccolti tra queste riviste. Come vedete, si tratta di una come vedrete tra poco, in ogni caso la scelta è stata quella di utilizzare quattro riviste, tre specificamente di storia contemporanea e una fondamentalmente dedicata alla storia contemporanea, selezionando solamente gli articoli di storia contemporanea, che coprono tutto il range cronologico che vi ho indicato. Queste quattro riviste sono Italia Contemporanea, Passato e Presente, Ricerche di Storia Politica e, più generale, Studi Storici per gli elementi di storia contemporanea. Queste erano le uniche quattro riviste che potevo utilizzare su tutto il range cronologico, scegliendo tra le riviste di storia contemporanea italiane. Ho poi combinato una serie di altre riviste che hanno avuto una storia più recente, in alcuni casi con una coerenza editoriale, quindi il passaggio da problemi del socialismo a parole chiave, oppure quello tra storia contemporanea e nuova storia contemporanea, o tra movimento operaio socialista e XX secolo, e in altri casi semplicemente con una combinazione cronologica che potesse avere un qualche senso per completare questo blocco. In realtà, ovviamente,
la gamma delle riviste utili per mostrare, diciamo, coprire l'intero campo della contemporaneistica italiana sarebbe dovuto essere molto più vasto. Qui abbiamo alcuni esempi delle riviste che ho escluso in questa prima battuta dalla mappatura. Quelle che vedete in grassetto, non l'ho detto prima, sono le riviste classificate in fascia A per la storia contemporanea dall'Hamburg, attualmente ovviamente. Quindi questa è la gamma completa o quasi completa delle riviste, che tra l'altro è abbastanza interessante anche per quanto riguarda le riviste che sono cessate nel frattempo, nel corso di questi 40 anni, e quelle che sono comparse, soprattutto le riviste online, che meriterebbero un ragionamento a parte che in questo momento non posso fare, ma diciamo lo sviluppo della mappatura andrà in questa direzione. Ora vorrei fare tre cose con voi. La prima è appunto raccontare un attimo qual è lo specifico di analizzare delle riviste all'interno del nostro dibattito di oggi. La seconda è guardare un attimo ai dati che sono emersi da questa mappatura, e la terza è provare sulla base di questi a dare qualche indicazione al dibattito e anche a rispondere alle domande che Margherita poneva prima sulla base del quadro teorico. La riflessione sulle riviste di storia contemporanea in Italia è stata ricorrente all'interno del nostro campo storiografico, e non a caso abbiamo scelto queste date, non solo per motivi di opportunità, diciamo così, nella costruzione della serie, ma anche perché sono date che hanno un significato anche da questo punto di vista. Infatti, diciamo che possiamo identificare tre momenti di riflessione della disciplina sul proprio strumento rivista che vale la pena brevemente ricordare. Il primo è proprio tra il 1986 e il 1987. Cito questo momento perché ci fu un importante convegno organizzato dalla rete dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione a Giulianova sulle riviste di storia contemporanea, a partire da quelle della rete e poi ampliato a più in largo, e venne pubblicato in quell'anno anche quel fascicolo di Movimento Operaio Socialista cui si parlava, cercava di tracciare un bilancio della storia contemporanea oggi, allora, dentro il quale, tra le altre cose, c'era un altrettanto citatissimo articolo di Nicola Gallerano, Fine del caso italiano, come ricorderete si intitolava, e in questo articolo Gallerano diceva alcune cose che poi sono state ciclicamente riprese, alcune delle quali credo possiamo anche alla luce di questi dati riprodurre, per esempio la simpatica e scherzosa idea che appunto in quella fase, ad un certo punto, gli storici italiani si fossero addormentati, storici politici risvegliati, storici sociali quasi tutti assieme. E un'altra affermazione molto perentoria, anche questa funzionale al dibattito, che alla luce anche dei dati non mi sentirei invece di riprendere, è quella che poneva Gallerano in quel momento, secondo cui in Italia il ciclo della storia politica, della storiografia politica, fosse inversamente proporzionale a quello della politica, e cioè, per usare le parole di Gallerano, a momento politico alto storia sociale, a momento al contrario, storia politica, a momento politico basso storia sociale. Ecco, questo alla luce dei dati che mostrerò adesso non mi pare possa essere più ripetuto. Tuttavia quella riflessione della fine degli anni Ottanta, anche per i motivi che abbiamo sentito, coincide con le prime diagnosi di crisi e quindi è sicuramente un momento importante. È interessante notare che un secondo momento di riflessione sulle riviste di storia contemporanea in Italia arrivi solo quasi 20 anni dopo, quindi si salta uno di questi decenni che io adesso andrò a considerare per quanto riguarda l'analisi. Solo a metà degli anni 2000, infatti, abbiamo una serie, per la verità piuttosto consistente, di riflessioni sulle riviste italiane. Intanto un primo tentativo di mappatura quantitativa, quello realizzato da Michele Nani su 900 nel 2004, che è più o meno quanto io vi farò, usava lo schema che più o meno ho utilizzato io allargandolo. Lì erano mappate solamente le tre principali, quelle che lui considerava le tre principali riviste di storia contemporanea italiana, su tre date, 87, 94, 2001. Alcune riflessioni importanti sulle riviste italiane, in particolare un
bel dibattito su Contemporanea nello stesso 2004 di confronto con le riviste internazionali, e poi un altro convegno, quello di Viterbo del 2006, i cui atti sono tra l'altro disponibili in rete nel sito della Sisco, oltre che nel volume che ne è scaturito. Un ultimo momento di riflessione sul tema delle riviste di storia contemporanea è invece più recente, risale a questo decennio, e cito solamente due elementi. Il primo è il numero speciale di studi storici del 2012 dedicato alle riviste di storia in senso largo, quindi dalla storia dell'antichità fino alla contemporaneistica, in cui c'è un importante articolo di Rapone sulle riviste di storia contemporanea, da cui riprenderò alcuni elementi. Per esempio, uno lo cito subito, come si vede anche dalla tabellazione, bisogna distinguere ovviamente tra le riviste di storia contemporanea e la storia contemporanea nelle riviste, perché chiaramente la storia contemporanea italiana ha alcuni momenti forti, sia quantitativamente che qualitativamente, anche su riviste come quelle che ci sono qui nella prima colonna, che io non ho incluso nella mia analisi per questa mappatura, cioè le riviste di storia generale. E il secondo elemento che vale la pena citare è la rassegna realizzata da una rivista digitale, non a caso Storia e Futuro, nel 2016, intervistando una decina di direttori di riviste italiane e straniere di storia contemporanea. Anche questa è interessante per un quadro. Ora, ovviamente, utilizzare la base dati riviste significa deformare il risultato per una serie di motivi evidenti. Sarebbe necessario, per una mappatura sensata, utilizzare anche altre basi di dati, che tra l'altro sono diverse dal punto di vista del, diciamo così, posizionamento nel ciclo della ricerca. Per esempio, per usare un tipo di fonte che Margherita ha utilizzato per altri archi cronologici, i corsi universitari, oppure le tesi di dottorato, oppure, come pure suggerirà domani Giovanni, i panel stessi della Sisco, che ormai sono diventati talmente tanti da poter rappresentare ai cantieri una base di analisi interessante. Ecco, la scelta delle riviste, ovviamente confrontata con le monografie, parte dal presupposto che le riviste, per la loro natura, possano essere un oggetto interessante per analizzare i cambiamenti della storiografia, perché dovrebbero essere tendenzialmente più d'avanguardia e più elastiche rispetto al mercato delle monografie, che soprattutto risente nell'ultimo periodo, appunto, più delle logiche, anche delle logiche del mercato e non solo di quelle disciplinari. Certamente in questo arco di tempo, come questi stessi contributi che ho citato ci raccontano, il ruolo della rivista storica è sicuramente cambiato, non solo per i mutamenti di scenario, ma anche per i mutamenti stessi dello strumento. In particolare, due di quelle che erano all'inizio di questo periodo le funzioni principali di una rivista di storia, anche di storia contemporanea, e cioè la circuitazione delle informazioni all'interno del nucleo disciplinare e, per certi aspetti, l'intelaiatura di una corrente storiografica, di un'interpretazione generale, sono probabilmente un po' venuti meno, anche se non è sempre così e non vale per tutti i casi. Certamente però le riviste continuano ad essere, a esercitare due funzioni fondamentali: una di sociabilità orizzontale, di confronto tra gli studiosi del campo e dei sottocampi, e una di trasmissione verticale, generazionale, perché molto spesso all'interno di queste, delle redazioni di queste riviste, e in generale in quello che viene pubblicato, avviene in parte significativa questo passaggio verticale. Credo anche che in questa ultima fase, anche per quello che abbiamo sentito, si possa notare nelle riviste, soprattutto di quelle contemporaneistiche italiane, un tentativo di trasformare o comunque intervenire sul format della rivista stessa,
sia nell'ottica di intercettare o provare ad intercettare un pubblico differente, sia nell'ottica di esercitare qualche funzione diversa. Per esempio, anche sulla base delle sollecitazioni che abbiamo sentito, c'è sicuramente il tentativo di fare della rivista, cosa che nel mercato delle monografie è assolutamente insignificante in Italia, una sede di dibattito teorico e metodologico. Ecco, alla luce di questi, insomma, di queste brevi note, passiamo a guardare che cosa è saltato fuori dall'analisi che ho provato a fare sulla base dei criteri che vi ho appena spiegato. Allora, ovviamente la mia analisi era centrata sul tema del nostro dibattito di questi giorni, quindi i due punti fondamentali sono le scansioni cronologiche e le scale di analisi spaziale. Però nella mappatura mi sembrava corretto anche provare a dare un'idea di quali sono le scansioni tematiche, anche se ancora non ho avuto la possibilità di interrelare queste tre variabili. Però intanto vediamo anche cosa scaturisce da qui. Ovviamente qui il grado di discrezionalità delle categorie e dell'attribuzione alle categorie è ovviamente molto alto. In alcuni casi mi vergogno quasi di averlo scritto, però era necessaria una tassonomia, diciamo così, controllabile. Ecco. Quindi anche per compatibilità con altre classificazioni che sono state fatte non solo da me nel frattempo, abbiamo utilizzato queste cinque macro categorie: storia politica, storia economico-sociale, storia culturale, storia generale e biografia, ben sapendo ovviamente che molto ci sarebbe da discutere su ciascuna di queste, così come ancora di più ci sarebbe da discutere sulle sottocategorie che sono state individuate, che potete vedere dentro, nella seconda colonna, dentro alle categorie stesse. Ora, questi sono i dati numerici che scaturiscono dalla mappatura, che come vedete, ripeto, riguarda circa 300 articoli per ciascuno dei 4 anni. Tenete conto che, questo lo diciamo perché non l'ho segnato nella tabella, un'altra cosa che si è riscontrata dall'analisi è la presenza di autori stranieri sulle riviste italiane, perché io ho mappato solamente gli articoli scritti da autori italiani, nell'ottica che ci eravamo dati, così come ovviamente in un'analisi di questo tipo sarebbe necessario vedere anche gli articoli pubblicati dagli italiani sulle riviste straniere, ma in questo stadio non lo abbiamo potuto fare. Quindi diciamo gli articoli pubblicati in ciascun decennio sono circa 350, in alcuni casi arrivano a 400. C'è da notare che la presenza di autori stranieri sulle riviste italiane è aumentata, cioè la percentuale di presenza straniera è aumentata. Faccio notare anche questo era stato notato dalle analisi di Rapone che ho citato prima, che nell'ultimo decennio, solamente nell'ultimo decennio, abbiamo avuto anche alcune riviste italiane che hanno cominciato a pubblicare gli interventi in lingua straniera direttamente, senza tradurli. Ecco, grosso modo, quello che poi entrerò dopo nel dettaglio, quello che però possiamo già vedere è che esiste e continua ad esistere una prevalenza della storia politica in senso lato come presenza sulle riviste italiane, che c'è stata una ascesa della storia sociale e anche un'ascesa meno resistibile di quanto appunto i commenti fino adesso emersi nel dibattito italiano avrebbero fatto presagire, della storia culturale. Il dato forse più netto ed evidente è che anche nelle articoli di rivista, e come vedrete nelle monografie è ancora più evidente, il genere biografico, anche qui inteso in senso lato, è cresciuto nell'ultima fase. Come vi dicevo però, diciamo, l'analisi che volevamo fare era tendenzialmente incentrata sul tema della scala geografica e della articolazione cronologica. Anche qui ovviamente le classificazioni sono arbitrarie, però quello che ci interessava mostrare era grosso modo le cinque categorie sulla sinistra, quindi gli elementi riconducibili in senso lato alla storia locale, la storia regionale, anche qui in senso non solo amministrativo,
la storia nazionale, con particolare riferimento all'Italia, la storia sovranazionale in chiave continentale, qui ci interessava soprattutto il dato sull'Europa, e diciamo forme di storia sovranazionale di vario genere che hanno assunto anche nel corso del tempo denominazioni differenti e che qui abbiamo riportato in modo ovviamente anche qui abbastanza arbitrario. Quello che si evidenzia, anche qui con delle tendenze molto lente, considerato che stiamo parlando di un quarantennio, però tendenzialmente si nota che continua a essere forte ma stabile la predominanza del quadro nazionale italiano. C'è però una crescita, sia, ripeto, una crescita lenta, sia della storia regionale, sia della storia, diciamo così, che qui ho chiamato sovranazionale. Poi analizzerò meglio la cosa col confronto con le monografie. Infine, per quanto riguarda l'articolazione cronologica, anche qui ci interessava sia la collocazione nell'ambito della cronologia assoluta della storia contemporanea, quindi dalla Rivoluzione francese a oggi complessivamente, che qui abbiamo diviso tra appunto le storie di lunga durata, la storia dell'Ottocento, la storia del primo Novecento, la storia del secondo Novecento e quello che c'è dopo l'89. E ovviamente all'interno di questo, oltre al posizionamento nella cronologia assoluta, anche gli elementi di durata relativi, quindi come vedete abbiamo grosso modo provato a distinguere articoli che parlano della storia contemporanea tutta, articoli che parlano della storia dell'Ottocento e del Novecento più o meno nel loro complesso, e poi invece articoli che si soffermano su alcuni periodi o addirittura momenti specifici. 1848, le due guerre mondiali, il 68 del Novecento. Anche qui, sempre con delle tendenze abbastanza lente, si nota un calo della presenza dell'Ottocento, uno spostamento dell'interesse sempre più avanti che segue, diciamo, l'avanzamento del tempo e quindi forte interesse per il periodo della prima metà del Novecento che è rimasto tale e un maggiore interesse sul dopoguerra che ovviamente si è verificato solamente nell'ultima fase. In realtà, diciamo, per fare sintesi, qui vedete un confronto tra i dati in nero, che sono quelli delle riviste in percentuale che avete appena visto, sulle tre, diciamo, articolazioni, e i dati in rosso, che sono quelli delle monografie. Non abbiamo messo il 2007 perché c'è stato un piccolo problema tecnico. Tenete conto che nel caso delle monografie parliamo di una base di dati intorno di circa 300 monografie per ciascun anno, e che ovviamente nel caso delle monografie è molto pesante, molto rilevante, quindi significativo per l'alterazione della base di dati, sono le traduzioni che soprattutto nella fase, qual era la fase? Nel primo decennio sono state, erano molto rilevanti rispetto al campione complessivo e che abbiamo escluso, quindi traduzioni in italiano di autori stranieri. Abbiamo aggregato, utilizzando le stesse macro categorie che con quello che vi dicevo prima, ecco il dato, come potete vedere anche voi, è che sicuramente, diciamo, c'è nelle monografie c'è una maggiore rigidità tendenziale. C'è un'ulteriore prevalenza di alcune tendenze, quelle che dicevo prima, post della storia politica, della storia nazionale e della biografia, erano già state evidenziate in precedenza. Può essere interessante notare anche il fatto che queste tendenze, come dicevo, sono, tenuto conto del campione abbastanza significativo, molto molto lente.
vediamo dei salti anche tra la prima rilevazione, quella dell'87 e quella del 2017, a 30 anni di distanza, non ci sono in realtà su questa base di dati delle variazioni enormemente significative. La cosa più interessante, credo, è che per quanto riguarda gli elementi tematici, che pure sono al di fuori della nostra analisi, del nostro focus di oggi, le macro categorie sono rimaste quasi immutate. Cioè, nel rapporto tra di loro le percentuali sono rimaste quasi immutate, mentre se guardiamo i dati che abbiamo visto prima, è dentro le singole macro categorie che sono cambiati gli equilibri, per esempio dentro quella che abbiamo definito storia culturale. Tra la storia, diciamo, intellettuale classica e la storia della mentalità, oppure dentro la storia che abbiamo definito economico-sociale, tra la storia economica e quella sociale, tenuto conto ovviamente di quanto già abbiamo detto. Ecco, ovviamente questi dati, una volta completata e allargata eventualmente campione della mappatura, possono consentirci di fare considerazioni molto varie rispetto alle domande che prima Margherita poneva. Io mi limito a fare alcune considerazioni che spero possano essere utili al proseguio del nostro dibattito. Innanzitutto, un punto che abbiamo sentito essere ricorrente, che ormai è ricorrente da 40 anni, è quello della denuncia di una crisi della storia all'interno del quadro della storiografia, anche all'interno del quadro della storiografia italiana. E qui faccio tre notazioni. La prima è appunto il ricorrere di questa affermazione. In secondo luogo, il fatto che, come cercherò di dire adesso, possiamo articolare questa crisi su diversi livelli, all'incrocio di diverse dinamiche che occorre distinguere per evitare delle semplificazioni pericolose anche in chiave analitica. E terzo, un elemento che è particolarmente vero per le denunce di crisi che abbiamo vissuto nell'ultimo decennio, il paradosso del rapporto tra la denunciata crisi della storia a vari livelli, quelli che adesso dirò, e l'incredibile domanda di passato che si verifica all'interno delle nostre società. Ed è nello scarto tra questi due elementi che occorre, secondo me, situare la nostra riflessione. Dicevo, articolare la crisi, perché dire crisi della storia contemporaneistica italiana oggi significa dover ragionare su almeno tre livelli, come abbiamo sentito, cioè una crisi della storia tout court, una crisi della storiografia italiana, con delle sue specificità, e una crisi della contemporaneistica. Giusto per citare alcuni argomenti che sono stati tirati in ballo, ma altri sicuramente potremmo citarne: una crisi della storia che si situa a un livello epistemologico, a un livello filosofico e anche a un livello sociale in maniera molto forte, una crisi specificamente italiana della quale molti hanno denunciato un provincialismo che solo in parte è confermato da queste tabelle, e anche una crisi della contemporaneistica in cui un elemento molto importante è il confronto con la memoria vivente e in generale con gli altri agenti di storicizzazione che sono emersi soprattutto nell'ultimo ventennio. Io avrei varie cose da dire, ma non mi pare giusto dirle adesso, ne dico solamente una che è relativa alla questione che ci siamo dati come focus, cioè l'articolazione delle scale spaziali e quella dei tempi. Ecco, credo che all'interno di una sede come questa sia opportuno, anche sulla base delle cose che abbiamo sentito sulla riconcettualizzazione e nei dibattiti che ho citato prima a proposito delle riviste di storia, proprio su questo tema insistevano in diversi, da Luca Baldissara a Renato Morgo. Allora, un punto importante è che forse varrebbe la pena di ragionare sul fatto che in questi elementi di crisi ci sono spesso molte ambivalenze, perché il provincialismo
e l'esterofilia spinta sono due facce spesso della stessa medaglia, così come lo sono, questo ovviamente è una mia impressione, l'empirismo che porta a non rischiare troppo nel sforzo teorico e viceversa il virtuosismo teorico che si lega spesso ad alcune mode del momento senza poi tradursi in risultati effettivi dal punto di vista della ricerca. Ecco, questo concetto, questa idea di oscillazione, che nel caso italiano è un pendolo più ampio purtroppo di quanto non avvenga in altri contesti nazionali, mi porta a riflettere sul fatto che le scale geografiche e le categorie di articolazione cronologica sono, ovviamente, come abbiamo imparato, anch'esse delle categorie storiche, e che quindi noi come storici forse avremmo come scopo principale quello di capire come sono nate e anche di capire come vogliamo utilizzarle. Lo storico forse le sue articolazioni spaziali e cronologiche dovrebbe evitare di trarle semplicemente dalla tradizione disciplinare come date, tradizione disciplinare, ma attenzione anche, diciamo così, correnti e scuole che riproducono automaticamente una loro articolazione indipendente dall'oggetto, dalla fonte, dal modello intellettuale. Quindi da una parte evitare di prenderle per date dalla tradizione disciplinare o dalla singola corrente di appartenenza, e dall'altro lato però evitare di prenderle per date dal mercato o dal presente. Ecco, è tra questi due estremi che si situa lo sforzo, quello di costruire come nostro proprio queste categorie sulla base di quelli che sono gli elementi del nostro lavoro, quindi delle fonti, del modello teorico, della sensibilità per il contesto presente. Questa secondo me è una sfida che dobbiamo provare ad accettare per superare alcune schematizzazioni. Grazie. La discussione è la base è più che soddisfacente, direi che ci sono molti elementi, dunque si tratta di rompere il ghiaccio, ma vai Carlo, e poi lo rompi bene il ghiaccio, non lo so, in genere un po' male. Vediamo se riesco a passare senza far danni. Approfittiamo giusto perché le relazioni si prestano a molte indicazioni. Io più che altro volevo fare delle domande. Ci sono molti temi trattati, intanto faccio il mio apprezzamento per lo sforzo davvero comparato, diciamo, difficile. Per affrontare un tema che di per sé farebbe tremare le vene ai polsi a più di uno di noi, quindi molte grazie ai due relatori. Alcune cose mi sembra che vengano fuori piuttosto bene, in particolare ho apprezzato la scelta di partire dagli anni Ottanta, però qui qualche interrogativo dovremmo farci, cioè il punto che mi sembra posto dalla relazione, non so se mi sbaglio, ma è la questione della crisi della storiografia, in tanti temi e in tante valenze. Ora, la mia non è una critica, se è chiaro, perché probabilmente avrei fatto le stesse scelte degli autori della relazione se avesse dovuto svolgere il compito, però la mia principale interrogativo e anche un po' una piccola riserva deriva dal utilizzare le riviste come indicatore di per sé dell'andamento della disciplina. Nel senso che prima di tutto le riviste hanno avuto negli ultimi anni, come sappiamo, un cambiamento di funzione istituzionale in virtù delle nuove
introduzione dell'abilitazione scientifica nazionale e quindi dei parametri dell'Hamburg, il che paradossalmente ha tirato fuori le riviste da una crisi incipiente, o meglio attribuendo alle riviste, a molte riviste, non a tutte ma a molte riviste, una funzione che era un po' smarrita. Questo però ha cambiato anche la funzione delle riviste, cioè le riviste sono diventate sempre di più un luogo di qualificazione accademica, istituzionale, importante, con tutte le contraddizioni e complicazioni che sappiamo, ma hanno così assunto, come dire, una veste diversa da quella del passato e quindi riflettono oggi non tanto la crisi o la non crisi della disciplina, ma semplicemente la sua autoriproduzione. Prescindono, a mio avviso, nella loro composizione, nel tipo di articolazione delle pubblicazioni che vi sono, prescindono un po' invece dalla questione generale posta dalla relazione, che era quella della crisi della disciplina, appunto, che non è, a mio avviso, leggibile, appunto, già era, sarebbe stato difficile leggerlo, diciamo, fino al 2012, quando entra in vigore la SN, l'abilitazione scientifica nazionale. Ma dopo il 2012 mi sembra che quei dati non sono più utilizzabili a questo fine. Il mio interrogativo è: come facciamo noi oggi a riflettere sulla questione della crisi della disciplina, posto che essa ci sia? Prima di tutto credo che sia utile quella ricerca che è stata fatta sul sito della Sisco, posta a disposizione alcuni di noi, sull'andamento delle inquadramenti del personale, cioè sul fatto che c'è una contrazione larga del personale docente nella disciplina accademica. Ulteriore dato di riflessione riguarda la contrazione del ruolo della storia all'interno della scuola, fallimento sostanziale della proposta berlingueriana del Novecento, tutto ciò che sappiamo attorno alla questione dell'ipotesi dell'insegnante di storia, che mi sembra venuta meno. Insomma, sono tutti elementi che insistono sulla diminuzione delle competenze, della capacità di trasmissione, insomma, di elaborazione della storia in una filiera di formazione educativa e di alta formazione che va proprio dalla scuola fino all'università. E lì mi sembra che ci sia invece, appunto, un nodo che probabilmente noi vedremmo accelerare nel 2012. Cioè, probabilmente, appunto, lo vedremmo accelerare, tra l'altro, geograficamente in maniera diversa. Se noi lo pesassimo in termini geografici, vedremmo sicuramente un trend precipitoso al sud, dove c'è una contrazione generale dei posti dell'università, circa 30% dei posti di insegnamento, cioè delle cattedre di tutte le discipline, non solo della storia, dentro le università meridionali, a fronte di un stabilità, leggero incremento in alcune università del nord. Quindi oggi, come dire, mi sembra che la storia sia investita in maniera specifica da due tipi di crisi: uno, quella della funzione dell'università; due, quella specifica della storia. Ora, una cosa che mi ha colpito e ho apprezzato molto, quell'indicazione di Mirko Carattieri sulla differenza fra storia, senso della storia e passato. Domanda vasta di passato che nelle mie personalissime esperienze di ricerca sul web è esplosa all'incirca dal 2000 in poi, cioè da quando entra in funzione la DSL e i siti incominciano a essere autoprodotti.
si vede un'esplosione della domanda di passato e delle, chiamiamole, invenzioni della narrazione, delle narrazioni, ecco, la perdita della mediazione. Cioè abbiamo contemporaneamente una crescita di interesse verso il passato e una crisi della mediazione storica istituzionale, come dicevo. E questa divaricazione prosegue, a mio avviso è destinata anche a crescere nei prossimi tempi, e ha a che fare, non lo so, adesso lo butto là, con il tema posto dalla relazione di apertura di Margherita Angelini sulla divaricazione tra la funzione nazionale degli storici e quella sovranazionale, europea, che la disciplina in parte assolve, in parte non riesce ad assolvere. Allora, c'è una crisi che è italiana, in parte, più grave a mio avviso che in altri paesi, per alcune delle ragioni che vi dicevo, cioè crisi istituzionale, incapacità da parte degli storici, della corporazione e nostra in generale di entrare a fare quella funzione di mediazione rispetto a una domanda di passato, perché appunto siamo probabilmente tutti impelagati, costretti a misurarci con le difficoltà istituzionali in cui ci troviamo a operare e che quindi hanno in qualche modo avuto la priorità rispetto invece alla funzione di mediazione rispetto a domanda del passato che è extra istituzionale. Cioè, noi ci siamo misurati, quindi per questo in Italia è più grave, perché questa crisi istituzionale ha impedito o reso molto più difficile svolgere la funzione di mediazione. Funzione di mediazione, guardate bene, che non può essere svolta dalle riviste digitali, cioè tutte quelle riviste, cioè, non possono assolutamente svolgere quel tipo di funzione. Né a mio avviso, questo lo dico con modestia, ecco, può da sola l'Associazione per la Public History svolgere quel tipo di funzione. Non è una critica che io voglio fare a loro, ma ritengo che ci sia bisogno di una riflessione nostra, cioè collettiva, collegiale, dei saperi storici, per svolgere una funzione di mediazione che non può essere tutta una risposta in termini, appunto, di, come dire, ci buttiamo sulla Public History e diamo una risposta a quella domanda. Non è così. C'è bisogno di un ripensamento del modo in cui la storia affronta questa funzione di mediazione. Mi fermo qua perché avete molte cose da dire, ma scusatemi per la lunghezza. Grazie Carlo. Io a questo punto approfitto e mi do la parola, poi c'è Nicola. Nel senso che la riflessione metodologica, nel senso che noi in questa sala tra oggi e domani sentiremo 10.000 volte la parola crisi. Il punto è che lo sappiamo come storici, è una parola passepartout che noi utilizziamo, che c'è utile, ma dovrebbe sempre essere in qualche modo raffrontata con la non crisi per essere utile. La crisi deve definire un cambiamento, un passaggio rispetto a una fase precedente in cui non c'era. Allora, da quando ho iniziato a studiare storia, io ho sempre letto la parola crisi, la famosa crisi della ragione storica, la crisi della storia. E allora, andando indietro e vedendo dei dibattiti anche nella storiografia britannica, la 19th Century Review, quando si parla di storia, c'è quasi sempre la parola crisi. Allora, noi non siamo in grado, e dunque lo dico e lo nego e continuiamo a usare questa parola, se no non andiamo avanti. Però noi uno sforzo nel definire crisi a partire dalla produzione storica dovremmo cercare di farlo. Perché se noi diciamo crisi a partire dalla storia, come diceva Carlo, e diciamo 30% di posti in meno all'università, ruoli che scompaiono, crisi dell'insegnamento, numero di ore di storia nelle scuole che calano, beh, la possiamo misurare, è un criterio
così come si misura la crisi economica. Quando parliamo di crisi politica, e in questo caso diciamo, usiamo la storia come aspetto della cultura e della politica, dobbiamo essere in grado di dire rispetto a quando. Perché l'autopercezione della crisi è fissa, e questo è un dato. Noi ci percepiamo in crisi, ma si percepivano in crisi anche in passato, allora per cui è la crisi dello storicismo, un modo di intendere la storia, ma non è nemmeno quello ovviamente. Per cui il punto nostro come studiosi è quello di fare uno sforzo definitorio. Io intendo crisi della storia a partire dalla produzione, questo è quello. Altrimenti ci serve come parola per comunicarci tra di noi, sapendo che però è una parola stabile, insomma, che attraversa tutto il periodo. A partire da questo noi dobbiamo constatare la nascita però da qualche anno di un genere, che è il genere della crisi della storia. Perché la storia non funziona? Adesso Armitage è quello che ha avuto più successo, ma gli interventi si stanno moltiplicando perché questi hanno un impatto nei blog, nella rete. È recente questo intervento di Al Brands e Francis Gavin, due storici americani che hanno scritto: la professione storica si sta suicidando al rallentatore. A leggere questo intervento, e sono sempre gli stessi elementi. Perché gli storici contano di meno sulla scena politica, sulla scena pubblica, il tipo di produzione parcellizzata, eccetera, eccetera. In realtà però noi, cioè questo problema sta diventando una moda, la crisi della storia sta diventando qualcosa che mette in moto il dibattito sulla crisi della storia. E un po' c'è questa, perché non riusciamo a mettere in piedi uno spartiacque definitorio. Allora io non so, come dicevo, è un intervento che pone una questione di metodo. Se riusciamo a fare questa operazione, non qui per forza, ma insomma in qualche modo cominciamo un po' tra di noi a chiederci il significato, come la misuriamo questa crisi a partire dalla produzione, perché poi spesso e volentieri la crisi è e segnala il declino di qualche, diciamo, filone storiografico prevalente attaccato da filoni storiografici emergenti. Io sono cresciuto con la crisi della storia politica, la polemica sulle con le annale, la storia sociale, tutte definizioni così, come dire, come venivano anche recepite in Italia, per poi vedere questa giostra in continuo mutamento. Allora, il mio problema è: qui dietro queste belle cose ci deve essere sempre l'umano, ci sono degli umani che operano per dire no, questa è una storia vecchia, questa è una storia provinciale, questa è la nuova storia, questo è il modo di fare storia. E c'è sempre, ci sono degli interessi, c'è da spartire le magre risorse, per esempio. Chi è che fa storia adeguata ai tempi? E chi non fa quello è uno arretrato, passato, provinciale, eccetera. Chi è che definisce questi parametri? Beh, esiste questa cosa. Così come la crisi è una narrazione della crisi, anche la crisi della storia è una narrazione di crisi di alcuni filoni storici a favore di altri filoni storici. Niente di neutrale, tutto legittimo, ma niente di neutrale. E questa consapevolezza noi dovremmo averci per evitare di parlarne in maniera neutra. Nicola. Inizio con moltissimi dati, con moltissimi spunti, quindi almeno per quanto mi riguarda effetto di disorientamento, scelgo un punto solo, lo approfondisco oppure provo a lanciare qualche telegramma. E io ho scelto questa seconda strada. Ci ricordiamo come siamo arrivati a questa giornata. L'altro incontro si era lasciato con un po' di divisione fra, diciamo, catastrofisti
e cautamente ottimisti, cioè catastrofisti, come dire, nessuno sa niente, dobbiamo ricordare e riguardare la storiografia, cauti ottimisti che dicevano sì, vabbè, il panorama non è eccellente, ma insomma diciamo alcune riviste sono buone, su alcune riviste si leggono cose interessanti, alcune monografie sono innovative, senza entusiasmi, parblè, ma insomma diciamo così con qualche senso. E oggi a quelle percezioni sfuggevoli, diciamo, e generiche abbiamo un supporto di qualche dato. E questo mi sembra un grande avanzamento, è veramente, da almeno da parte mia, molte grazie. Di tutte le osservazioni che avete fatto, però mantengo una definizione che è quella, una canzone una volta diceva movimento lento, di un'evoluzione molto lenta. Di un'evoluzione molto lenta della storiografia italiana, che di per sé è già una critica, perché di fronte a un mondo che rapidamente si cambia, si stravolge, muta, di per sé spiega quella percezione un po' attardata di una storiografia italiana che non riesce a tenere il passo con il mondo che cambia. Un'altra cosa che mi è piaciuta della vostra impostazione e che non avete affrontato il tema come così forse io avrei pensato, forse anche altri avrebbero pensato, cioè a partire più tradizionalmente dalle diverse generazioni che stanno dietro quei numeri, dalle diverse scuole, dalle diverse tendenze confliggenti fra di loro, ma diciamo siamo spiaccicati su un quadro quantitativo che ci costringe a pensare. Credo su questo dovrò ritornare, ma insomma. Secondo me è molto importante quello che avete ricordato del volume di Ilaria Porciani sullo stato della storiografia internazionale, perché almeno in Italia fu tra i primi che misero anche lei dei numeri quanti sono e quanto cresce la professione. Quanti sono gli insegnanti di storia qui nell'Ottocento, nelle varie date. Ed era straordinario in Occidente questa crescita enorme, quantitativa, che sia anche una crescita qualitativa, questo è un altro discorso e qualche dubbio rimane, ma certo c'era una grande crescita che spiega anche la grande effervescenza di tendenze, di temi non affrontati in precedenza. Voi avete sottolineato il fatto che l'Italia, avete accennato che l'Italia è una storia normale, non è una storia diversa. Va bene. Potrei anche accettarlo, ma qui invece qualche punto di distinzione, proprio sulla contemporaneistica, mi viene spontaneo. Sia se guardiamo dentro le università, sia soprattutto se guardiamo alle università e ad altri istituti di ricerca che lavorano fuori dall'università e che in Europa hanno avuto un ruolo fondamentale nella crescita della disciplina e che l'Italia ha avuto una difficile storia e che invece all'estero in alcuni casi sono invece stati di una straordinaria importanza. Faccio due esempi che non sono a caso ovviamente, che è l'Institut für Zeitgeschichte in Germania, che è stato finanziato dallo Stato tedesco e bavarese, ma potrei per un altro esempio in maniera eccezionale e che ha costituito uno dei vivai più importanti di una parte della contemporaneistica tedesca, quella soprattutto novecentesca. Potrei fare un caso apparentemente più settoriale, ma ugualmente importante, l'Institut für il Centro di Storia Militare di Potsdam, lo dico in italiano, che ha oggi solo il Centro Militare di Potsdam della Bundeswehr a 150 addetti, di cui 100 e passa con il dottorato, è una delle istituzioni che assume più storici, non faccio il commento con i più storici di Forza Armata italiana, come dire che in altri paesi c'è stato un investimento nella storia contemporanea, in Italia devo dire un po' di meno. Crisi della disciplina, sono d'accordo con quello che diceva Fulvio. Io almeno tre livelli mi paiono importanti. Uno è quella della dimensione o della contrazione del personale accademico, e questo è un punto che non può, e sicuramente
I dati sono però ambigui, anche io ho fatto un po' di conti qualche anno fa, per esempio la contemporaneistica si è ridotta di un quinto, la modernistica, la medievistica si è ridotta di un quarto. Nessuno ride, ma diciamo così, noi piangiamo lievemente di meno. La contrazione dell'importanza della storia in molte scuole, a molti livelli, ma io aggiungerei una cosa in più che non avete accennato, la contrazione della domanda della politica nei confronti della storia, che in Italia ha un ruolo fondamentale, specialmente nella contemporaneità. Perché se le amministrazioni, se le istituzioni non sono più interessate a conoscere la propria storia, la storia della società, la storia della politica, anche la storia della cultura, la storia della musica, la qualunque storia, è chiaro che noi come italiani ci troviamo un po' in difficoltà. Mi ha un po' sorpreso il dialogo con Galasso, veramente, nel senso che sì, certamente una persona di grande spicco, di grande rilevanza, ma al di là degli storicismi estenuati, noi abbiamo bisogno di un rapporto diretto con le scienze sociali. Quello che manca in Italia è un rapporto forte con le scienze sociali, che in Germania, in Francia, a suo modo in Gran Bretagna c'è. Ecco, diciamo, se dobbiamo risalire qualche china, mi sembra quella la china da risalire, quelli i problemi più importanti. Un'altra sensazione, questo un pochino più critica rispetto alle cose che vi avete detto, è che mi pareva di percepire, ma il proseguo della discussione lo argomenterà meglio, vedremo un po', che voi tendevate un po' a retrodatare questa crisi che è multiforme, eccetera, che negli anni 80, 70, 80, i più avvertiti potevano percepire le radici di quelle difficoltà ai livelli che ho detto, ma in realtà fino agli anni 90 allegramente tutti danzavano sulla sonda del Titanic, diciamo così, ecco. Poi dopo si è percepito che a tanti livelli la disciplina andava in difficoltà, ma molti, credo, gran parte non lo percepissero. Due ultimissime, anche qui due telegrammi, su temi diversi, sono assolutamente contrari. Sono assolutamente contrario a una parte della vostra classificazione. E questo lo devo dire perché quando vedo inserite due sottosettori che mi sono, diciamo, un po' cari, uno che avete definito storia militare, intanto vi ringrazio di averlo notato, che c'è un interesse crescente però negli ultimi decenni al tema, diciamo alla dimensione della guerra, del rapporto delle società. Quando voi inserite la storia militare e la storia coloniale dentro la storia politica, credo che la tassonomia ha forzato la realtà, perché gran parte di coloro che si occupano di queste cose non fanno più la tradizionale storia politica che si poteva leggere su qualche vetusta rivista che continua a fare cose così, ma in realtà sempre meno. Quindi questo non diminuisce la persistenza e il peso della storia politica in Italia, però diciamo almeno su quei due piccoli fronti la sostanza, cioè leggere gli articoli delle riviste e anche leggere le monografie, in gran parte, non del tutto, c'è anche ancora qui chi fa la storia militare come ai tempi di Alsterbrook, prima di Alsterbrook dell'Ottocento, ma ormai, diciamo così, studiamo la storia della società, della cultura, dei rapporti con la politica, ma insomma, pochi di quelli che io conosco si definirebbero gli storici politici. Credo che nemmeno la nuova rivista accetterebbe una dimensione, cioè percepirebbe la storia militare, la storia coloniale fatta oggi persino dagli storici italiani come una branca della storia politica. Non cambia niente, basta spostare una parte di quella classificazione fuori, eccetera. L'ultima invece cosa volevo dire è sull'Hamburg. Qui non sono proprio del tutto d'accordo con Carlo, nel senso che il problema è evidente, con Leonardo Rapone e con altri, quando ci siamo incontrati in sede di tentativo di tavolo di mettere insieme le riviste non solo della contemporaneistica ma anche della medievistica, della modernistica e dell'antichistica, ce ne siamo un po' accorti. Allora, può darsi che abbia avuto quell'effetto di argine, però è stata
come in tutto il settore delle discipline non bibliometriche, ha avuto effetti, userò un eufemismo, molto pesanti, perché ha indirizzato come si fanno gli articoli, che tipo di articoli ci si aspetta di pubblicare, di vedere pubblicati, ha innalzato sicuramente il livello, diciamo che ci siano procedure formalizzate di peer review, mi sembra una cosa ottima e di questo siamo grati a chi ci ha costretto. Qualcuno ci credeva già prima, ma sicuramente dopo quella data anche noi contemporaneisti italiani ci siamo un po' accostumati. Quindi questo è positivo, però non c'è solo questo, c'è la trasformazione devastante di che cos'è una rivista. Si pensi solo al fatto che pubblicare articoli di studiosi non italiani, di studiosi non strutturati e di studiosi che felicemente con grande vita personale sono in pensione non serve a niente, anzi è dannosa per una rivista. Beh, basterebbe questo per dire che qui c'è un problema grosso ed è un problema solo italiano, per ritornare alle specificità italiane. Giovanni. No, io parlo domani, ma solo una cosa, perché vari anni fa ho fatto il voto di non pronunciare più la parola crisi, perché quando una crisi dura 40 anni vuol dire che diventa lo stato normale, fisiologico dell'esistenza. Sulle cose, un po' riprendo anche questo fatto che diceva Nicola, è interessante il punto di vista di Galasso, perché riprende il discorso delle generazioni. Secondo me Galasso appartiene alla generazione dei miei maestri, di molti qua dentro questa sala, con una fortissima caratterizzazione politica. De Rosa, Spriano, Ragionieri per me. Quando Galasso dice abbiamo cambiato la nazione col nation building, vuol dire una cosa abbastanza precisa, lo dico con qualche cognizione di causa, perché nelle more di un concorso a San Marino finito malissimo, perché poi il rettore fece fuori tutta la commissione che come deve avere lui, però ne parlammo a lungo di questa cosa. Cosa intendeva? Che la definizione di una nazione stava dentro la sua storia. Questo dato che per lui era assodato ed era anche il fondamento di un primato italiano nel mondo, quello di Croce, da questo punto di vista. Poi, dagli anni 70 in poi, lui poneva proprio un preciso spartiacque, aprendoci agli stranieri, alle annali, alle scienze sociali, appunto il nation building ha rotto quel nesso fra storia e identità della nazione, per metterci dentro tanti altri argomenti e quindi frammentare e spezzare quel nesso identitario fortissimo. Allora, secondo me, qui a rischio molto una cosa, ma insomma tanto questa sede deve servire un po' a rischiare, credo, io vedo un nesso molto più generale, non solo italiano, fra questo e la Golden Age. Cioè, io mi ricordo la fotografia di John Fitzgerald Kennedy che ha come suo consigliere e scrittore di diversi discorsi Arthur Schlesinger. Questo era l'idea della storia che penso Galasso avesse in mente e quella che tutta quella generazione di storici aveva, cioè un nesso fortissimo storia politica, e nelle cose finali diceva anche Nicola adesso c'è questo. Allora qui naturalmente significa che il quadro statistico, grazie ovviamente a Margherita e a Mirko per questo, perché ci dà una base di discussione, questo è molto importante, nasce dopo, cioè è un punto che nasce dopo quella vecchia generazione e quel vecchio nesso. Io, per dire la portata abbastanza globale di questo mutamento, la metto nel 73, cioè la metto con la fine della Golden Age e il primo shock petrolifero, cioè il cambiamento di un mood generale di clima. Prima c'era la fede positiva nell'avvenire e la storia ti serviva a questo perché ti dava le radici di questa proiezione verso il futuro. Quando quel nesso si interrompe, subentra l'incertezza, la fragilità, la precarietà e paradossalmente la storia che dovrebbe servire di più in momenti come questi invece sparisce e ti affida alla tecnologia. C'è un nesso, secondo me, un altro nesso, questo di ambiente tedesco, che è l'historiker strike,
Se vi ricordate della discussione, il passato che non passa, qual è la richiesta forte, fortissima della politica tedesca, di Kohl in primo piano? Basta con l'olocausto, basta con la Shoah, abbiamo bisogno di un'identità nuova della Germania che cancelli la storia. Ecco che lì, vedete che ci sono alcuni indizi perlomeno, in cui questo passaggio di rottura della relazione fra storia e politica, la politica vera, la politica professionale, ha una portata in qualche modo globale. Dopodiché subentra il fatto della tecnica, e come Galasso lamentava, come dire, l'imbastardimento della storia con le scienze sociali, così la politica si è rivolta alle scienze, alla tecnologia, alla tecnica, direbbe Emanuele Severino, piuttosto che alla storia. Io credo che questo mutamento sia abbastanza planetario. Poi che cosa succede, secondo me, sempre in questi bischierate, insomma, che dico un po' a ruota libera? Arriva l'11 settembre e lì ti nasce la domanda per le storie degli altri. Dice, ma di dove vengono questi musulmani? Che roba è? E lì nasce la World History, una fortuna, e storici che fino allora erano considerati un po' esotici. Tutto questo, vedete, che poi ci riporta a una parentela che credo sia, secondo me, il focus vero della discussione che dovremmo cercare di fare, del nesso fra generazioni di studiosi di storia e la situazione politica più generale nella quale si trovano immersi. Un ultimo accenno, che è quello sulla VQR. Io credo che sull'Ambor, insomma, sono abbastanza d'accordo con Carlo più che con Nicola su questo, però certamente, io poi lo rivirò anche domani, noi abbiamo avuto, secondo me, uno spostamento della produzione delle riviste più sul lato delle fonti piuttosto che dei problemi. Schematizzo molto, cioè per un ragazzo che deve pubblicare è molto più, come dire, sicuro. Mi copro di più le spalle se scopro una fonte nuova in un archivio e ne parlo, piuttosto che se mi confronto con problemi di questa levatura. E questo naturalmente comporta che sulle riviste noi troviamo molta frammentazione di un sapere storico più sulle fonti che sui problemi, e non a caso abbiamo avuto bisogno di dire, oh, fermiamoci un attimo e ragioniamo, perché poi certamente sulle riviste questo è un discorso anche giusto, direi che chiama in causa gli storici un po' più anziani, che non hanno più bisogno di pubblicarlo, perlomeno non hanno più questo bisogno tassativo, e magari un po' di più sulle questioni appunto di generali di dove stiamo andando dovrebbero confrontarsi. Grazie. Carlo. Non entro affatto nel merito delle questioni che sono state sollevate finora. Io sono rimasto molto incuriosito, ringrazio i due relatori, sulla tipologia del campione. Vorrei riportare la discussione su alcuni elementi, vorrei capire meglio, perché secondo me questi dati quantitativi possono essere veramente rivelatori, però a condizione di intendersi. Io forse non ho capito bene, cioè bisognerebbe capire meglio, mi va benissimo la quadripartizione 87-2017, ripeto, essendo un po' sperimentali questo genere di lavori va bene tutto, il campione sono libri e articoli di storia contemporanea, se lo capisco bene. Il campione dei produttori di questi libri mi è meno chiaro, cioè sono storici in qualche modo strutturati, oppure peschiamo anche fuori, voglio dire, c'è dentro anche Pansa e Cazzullo, è molto importante, perché questi elementi quantitativi possono essere veramente preliminari al ragionamento, nel senso che possiamo costruire dei campioni in cui si vede come esiste, come dire, una corte di produttori
che produce un certo numero di items, no? E in questi 40 anni questi produttori, una volta identificati, appunto, immaginiamo solo quelli accademici o comunque strutturati o proto-strutturati, dottorandi o dottori di ricerca, eccetera, cioè persone legate che o comunque aspirano, ecco, alla professione di storica così come è codificata in Italia, e vedere se dove va la produzione, cioè non so se sono riuscito a spiegarmi. Secondo me questo lavoro preliminare di campionatura può effettivamente darci dei segnali sul fatto, sulla stagnazione o sulla recessione o sullo sviluppo della produzione storica. Poi entriamo nel merito e vediamo se ci occupiamo lì, appunto, con un po' di problemi, ma di quello magari intervengo in un altro momento, sui confini, perché molti lavori, è ben difficile dire se si tratta di una storia culturale, politica, delle idee, degli intellettuali, per dire, insomma, quindi sono categorie che vanno prese con una certa, insomma, rispettando la possibile vaghezza, o meglio ricchezza, di contenuti. Però mi piacerebbe sapere se è possibile in qualche modo trasformare. Sintetizzo, se io parto da 100 e ho 150 nel 2017, parlo di produttori, e la produzione da 100 va a 90 o va a 210, ho indicazioni completamente diverse, però molto, 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 molto più solide, ecco, da questo punto di vista, per vedere, diciamo, la salute di una disciplina. Poi dopo ci infiliamo la testa dentro e vediamo che cosa c'è dentro. Grazie. Federico. Io anche sono stato colpito da due cose che altri hanno rimarcato, cioè, uno, la, come dire, scarsezza, lentezza, pochezza del cambiamento, che alla fine, il macro cambiamento che viene fuori da questi dati, no? Più che trasformazioni forti, percepibili, visibili, sono movimenti leggeri, sono sfumature di cambiamento. L'altra questione è questa della cosiddetta crisi, che anch'io non capisco tanto bene di che stiamo parlando. Se penso ad una serie di, come dire, temi, o se vogliamo filoni di trasformazione di questi 40 anni, secondo me usare il termine crisi lo trovo fuorviante, più che illuminante. Per alcuni motivi. Il primo, mi colpisce questa questione toccata un paio di volte, l'avete toccato voi, provincialismo, non provincialismo, le due facce della medaglia, eccetera, eccetera. Devo dire che da questo punto di vista a me quello che colpisce di più è come stiano uniformemente cambiando, non tanto, come dire, le storiografie, nel senso della produzione storiografica, ma lo status professionale degli storici, almeno nel mondo occidentale, nel senso che quello che noi viviamo come frutto di una crisi delle politiche finanziarie ed educative dei nostri governi, in realtà è un processo molto molto simile a quello che sta succedendo altrove, con una sola differenza peculiare, cioè che il fenomeno che Nicola ricordava per la Germania, che è abbastanza simile a quello che accade anche in altri paesi, anche se in altri paesi è meno, diciamo, finanziato direttamente dal governo centrale, però in realtà è un fenomeno di gerarchizzazione molto marcata delle istituzioni accademiche, in cui emergono anche in Germania, così come è successo in Francia, così come era successo altrove, istituzioni di punta, cosiddette di eccellenza o di elite, chiamatele come volete, che sono sovrafinanziate, ma mentre le altre deperiscono molto rapidamente per quel che riguarda gli humanities. Questo è un quadro pan occidentale, sta succedendo lo stesso negli Stati Uniti, sta succedendo lo stesso in Gran Bretagna, sta succedendo lo stesso in Francia. La grande massa di università, di dipartimenti in tutte le humanities, non solo storia, stanno deperendo, chi molto rapidamente, chi meno rapidamente, ma tutte.
a favore delle scienze che sono l'unica dove ci sono effettivamente investimenti. La differenza qual è? Che in Italia, essendo stata in parte per scelta, in parte per non scelta, insomma non è il caso di entrare in questa discussione, però non c'è stata una politica di concentrazione di risorse su alcune istituzioni di eccellenza, di risorse massicce, non sto parlando del SUM o di questi scherzetti, no? Di risorse massicce su 2, 3, 4 centri molto robusti, questa gerarchizzazione forse sta avvenendo in maniera surrettizia tra atenei un po' più ricchi, un po' meno amministrati, però non è così spinta come la vediamo appunto in Germania, in Francia, in Olanda, in Gran Bretagna, eccetera, eccetera. Questa è la vera differenza. Che si riflette anche sul fatto, però, per esempio, che mi sembra, non ho dati, vado a naso, però i dati che avete voi non mi sembra che lo smentiscano, che tutto il trend che è stato negli ultimi 20 anni cosiddetto, diciamo, di trasformazione d'avanguardia, o se volete alla moda, trendy, eccetera eccetera, cioè lo spostamento verso storia globale, transnazionale, via di questo passo, non è tanto una questione culturale di prenderlo o non prenderlo questo treno, è anche qui una questione banalmente di concentrazione di risorse o meno. È chiaro che storia globale e transnazionale non si fa in un ateneo locale con poche risorse, viene fatto in grandi centri di ricerca dove c'è una massa critica di persone, di soldi, di biblioteche, di documentazione, di possibilità di invitare gente, far circolare gente, e anche qui c'è questa, come dire, piramide di gerarchizzazione dalla quale appunto noi siamo un po' più tagliati fuori, perché non abbiamo le code sotto il tudo, non abbiamo Cambridge, non abbiamo Harvard, ma abbiamo una relativamente più appiattita, diciamo, no? Piramide dei nostri centri di ricerca, dei nostri atenei. Seconda questione, altro versante di questa cosiddetta crisi. Sentendo di nuovo Nicola, i commenti di Nicola sugli articoli, è vero che c'è una standardizzazione impressionante, cioè ormai gli articoli si fanno in un modo, che lo vuoi pubblicare su Past and Present, su Contemporanea, su una rivista francese o spagnola, sono fatti nello stesso modo, cioè hanno un formato standardizzato. Può piacere, può non piacere, a volte è irritante, è molto noioso, è molto uniformante, però questo c'ha anche un termine che è professionalizzazione, cioè stiamo diventando una professione, in senso molto letterale del termine, non nel senso che siamo professionali, nel senso che siamo più bravi, ma stiamo diventando o siamo diventati una professioncina, se vogliamo. In modo molto analogo a come è stato per decenni negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, eccetera, eccetera. No? Cioè c'è stata sì una standardizzazione, però una standardizzazione che ci ha anche omogeneizzato ad altri, alla professione in altri contesti. Non so se è un vantaggio, cioè ci sono dei vantaggi, ci sono degli svantaggi in questo, però questa mi sembra anche l'altra faccia della medaglia di questa cosiddetta crisi della storia in pubblico. Io non sono stupito della crisi della storia in pubblico, nel senso che mi sembra un fenomeno storico questo qua. In una società in cui la comunicazione avviene via televisione e social media, pensare che gli storici abbiano una voce, non capisco da dove venga fuori questa idea, no? Non ce l'hanno altri intellettuali di varia fatta, non ce l'hanno, la stanno rapidamente perdendo altre figure, non è che gli scienziati politici se la passano tanto meglio, gli economisti se non stanno dentro le istituzioni non se la passano tanto meglio neanche loro, sociologi, antropologi, eccetera, non è che sono le voci che formano la sfera pubblica. E questa idea della storia in pubblico, anch'io sono, come dire, un po' sollecitato, stimolato, irritato, infastidito da quelli che dicono: beh, allora andiamo a fare la storia pubblica, la public history, trasformiamo gli storici in gestori di musei, di gallerie, di siti turistici, di quant'altro,
che va bene, per carità, mi sembra che vada benissimo. Se no, chi piglia un dottorato e non può lavorare in università ma lavorare in un museo, è meglio che non andare a fare che ne so, l'ultimo che mi sono incontrato una volta a Londra gestiva una pizzeria. Va bene, però ha senso pensare che noi, storici che si sono sempre più e più professionalizzati, con un senso anche di chiusura all'interno del bozzolo della professione, per le sue procedure, le sue modalità, i suoi linguaggi, riescano a parlare a questa dimensione pubblica della storia e di una storia appunto mediatizzata e social mediatizzata? Questo mi sembra francamente un'illusione, veramente un'illusione. Cioè, come pensare che siccome qualsiasi straccio di giornale o di televisione c'ha il suo supplemento sulla salute, la dietologia, eccetera, allora il neurochirurgo avrà una voce pubblica infinita. Non è così, cioè sono due dimensioni, due spazi, due professioni, due ruoli profondamente diversi. E io credo che se noi vogliamo coltivare una storia professionale di ricerca e quindi fare il tipo di battaglie per avere le risorse per fare questo, i fondi per fare questo, i contatti network per fare questo, è inutile che stiamo a inseguire una dimensione di come dire, mediatico pubblica della storia, che può benissimo servire come lavoro, professione per giovani formati anche come storici, ma che non ha poco o niente a che fare con la professione di storia. Cioè, c'è una, come dire, polarizzazione, divaricazione tra queste funzioni e queste dimensioni che è inutile concettualizzare come crisi della storia. Non è crisi della storia, è un altro fenomeno, diciamo, un fenomeno più complicato di separazione, di distinzione di ruoli, in cui certo è difficile immaginare che dopodomani ci sia uno storico professionista che ha la voce che ha avuto lo Spadolini nella vita pubblica di questo paese. Non riesco a immaginarmelo, anche perché come da Gigino a Spadolini mi sembra un salto, no, inconcepibile, nel passato come verso il futuro, francamente. Però quello che voglio dire è che più che crisi mi sembra una trasformazione di una professione, di un modo di fare questa professione e del tipo di produzione culturale che questa professione può fare e non può fare, più che non appunto una crisi, che mi sembra a questo punto un termine generico, poco utile. Boh, basta. Carlo. Sono molto d'accordo con quasi tutto quello che ha detto Federico poco fa, però torno, mi spiace, ma insomma mi ero messa in un altro ordine di idee, cioè di ritornare un po' di più alla storiografia. Allora, intanto, vabbè, comincio, scusate, ringrazio davvero per lo sforzo notevolissimo che hanno fatto i nostri relatori, perché appunto, come diceva Fulvio, c'era da essere sgomenti, insomma, ad affrontare un compito di questo tipo, e quindi ci hanno dato questo quadro quantitativo che effettivamente è molto interessante. Allo stesso tempo ci hanno, come dire, messo di fronte a delle dimensioni molto diverse di ragionamento, e su questo, un po' come diceva prima Nicola, io ho un po' di smarrimento. Le dimensioni appunto sono, sarebbe, diciamo, auspicabile tenerle insieme, ma sono anche abbastanza distanti, difficili da tenere insieme. Cioè, da un lato, diciamo, i regimi di storicità, il rapporto tra passato, presente e futuro in un momento dato, il nostro, ma anche gli anni 80, gli anni 90, eccetera. La crisi, questa crisi, sono assolutamente d'accordo con chi ha sottolineato la difficoltà o forse la non opportunità di usare questo termine,
E poi terzo punto su cui invece appunto vorrei tornare, l'andamento della storiografia, i percorsi della storiografia. Due parole solo sulla crisi, poi torno a quello che mi interessa di più. Mi è venuto in mente un volume di una mia collega francese che studia la crisi del teatro, e la cosa è abbastanza simile, cioè il teatro è sempre in crisi e dal 8-900 c'è questo continuo discussione tra gli addetti al lavoro sulla crisi del teatro. Allora lei ha cercato di storicizzare questo dibattito e di vedere perché in effetti, come dire, la discussione sulla crisi, la percezione della crisi di volta in volta è diverso, e quindi io credo che la percezione della crisi e la discussione degli anni 80 sia abbastanza diversa da quella di oggi, quindi varrebbe la pena ragionare su questo. Allora, torno invece alla questione andamento della storiografia e le cose che ci hanno detto Mirko e Margherita. Il mio, lo dichiaro subito, è un punto di vista abbastanza di nicchia, nel senso che è abbastanza, che ha avuto anche delle forze di resistenza nella storiografia italiana, cioè la storia culturale. Sulla classificazione anch'io dirò qualche cosa, perché anch'io come Nicola sono molto perplessa, insomma, sulla classificazione che ci hanno proposto come storia culturale. Allora, parto appunto da un punto di vista un po' di nicchia, quindi mi scuserete da questo punto di vista, e è anche da un articolo che ho scritto, alcuni di voi l'avranno visto, sul Mestiere di Storico, nell'ultimo numero, su appunto la comparazione tra storia culturale, l'andamento della storia culturale in Francia e in Italia. E lì, secondo me, parto da qui perché, secondo me, io concordavo su questa fortissima centralità degli anni Ottanta, da cui loro sono partiti, però in un modo diverso, in qualche modo, da quello che ci hanno detto. Cioè, negli anni Ottanta che cosa succede? Si vede, appunto, comparando i due casi italiano e francese, è molto, molto forte, che fine anni Ottanta in Francia c'è un grosso dibattito sulla crisi della storia e la crisi delle scienze sociali, la crisi delle grandi narrazioni. Ci sono numeri, c'è un numero di Annali, un numero di Le Debat, proprio su questo, che naturalmente si misura con quello che stava succedendo, cioè col post-strutturalismo, si misura con Foucault, si misura con il cultural turn, in modi più o meno, cioè, discutibili, non è questo di cui voglio parlare. Da noi invece il problema qual era? Che in quello stesso momento il tema era come far sì che fra storia e scienze sociali ci fosse un proficuo e più forte intreccio, che fino a quel momento era stato ed era ancora timido. Quindi siamo in proprio una situazione completamente diversa. Quindi qui, in questi anni Ottanta, almeno dal punto di vista della traiettoria della storia culturale, si gioca una forse anche incomprensione, in qualche modo, della storiografia italiana su quello che stava succedendo, oppure, questo insomma è da discutere, ecco, oppure una necessità della storiografia italiana di recuperare, appunto, sul piano della storia sociale, che rendeva molto molto difficile misurarsi con quello che nel frattempo stava accadendo sul piano invece della storia culturale in ambito internazionale, quindi una forte incomprensione nei confronti di quello che era appunto le novità, diciamo, del cultural turn. Allora, altro punto, cosa ci dice il quantitativo? Appunto, è molto interessante avere questo quadro, e allo stesso ed è importante averlo, ovviamente, affinarlo, perché è un
un inizio, diciamo. Allo stesso tempo però sappiamo, se è successo una cosa simile anche a Federico prima, che poi c'è un ruolo fortissimo di singoli libri, per esempio, no? di singole situazioni, cioè che l'analisi qualitativa poi ci può dire delle cose un po' diverse, forse, da quello che, e magari domani, come dire, vedendo temi più specifici lo metteremo meglio, meglio in rilievo. Ecco, quindi questo così, qualche dubbio su quello che realmente ci può dire il quantitativo ce l'ho. Un'altra cosa, e poi altre due cose, poi mi taccio, sulla classificazione. Diceva Nicola, appunto, per la storia militare, per la storia culturale, mettere come sotto campo storia delle idee, storia intellettuale, è veramente, cioè, per quanto di più lontano c'è dalla storia culturale. Foucault si sta rivoltando nella tomba. E quindi capisco, cioè, se diciamo storia della cultura, d'accordo, ma appunto storia culturale no, non metterei in sottocampo storia delle idee. Ecco, l'ultima cosa riguarda quello che diceva appunto Federico poco fa. Sono d'accordissimo col discorso che faceva sulla mancata sul fatto che appunto in altre situazioni nazionali c'è stato questo investimento su singoli grossi centri di ricerca, e da noi questo appunto non c'è stato, e sono d'accordo sul fatto che è la vera differenza italiana, è quello che fa sì che in qualche modo ci sia poi una parte della storiografia italiana che si è molto internazionalizzata, ma non per esterofilia, non mi pare che sia questo il problema, semplicemente perché il dibattito storiografico è internazionale oggi. È abbastanza difficile che quando noi studiamo qualche cosa ci limitiamo a leggere cose italiane, penso che non succeda a nessuno di noi ormai, no? E quindi c'è qualcuno anche così, anche più fortunato, che ha potuto, con qualche più risorsa, che ha potuto andare più all'estero, e i giovani lo fanno molto di più, e questo, diciamo, la nuova generazione, secondo me, da questo punto di vista, io vedo un grande passo avanti di sprovincializzazione. E poi, come appunto abbiamo visto anche nell'ESN, c'è però forte fetta della storiografia italiana ancora abbastanza provinciale, abbastanza legata ai dibattiti stretti, diciamo, e su questo. Daniela. Allora, io mi volevo un attimo ricollegare a ciò che prima aveva detto Giovanni Gozzini, che mi sembrava una questione assolutamente centrale, cioè la crisi della storia, quando si comincia a parlare di crisi della storia. Io convengo, sono assolutamente d'accordo con Giovanni, che il momento, la svolta, è la metà degli anni 70, ma non parlerei soltanto di una questione di crisi della storia. Secondo me lì nasce proprio una crisi di tutti gli humanities, cioè nel senso che sono tutta questa prospettiva umanistica che fortemente aveva condizionato la cultura occidentale europea, che va in crisi. Va in crisi per vari motivi, perché probabilmente anche la questione economica, la mancanza poi di una ricchezza economica come quella che c'era stata nei decenni precedenti, viene sostanzialmente meno, e tutto questo ha delle implicazioni anche sulla ricerca, per cui ci sono meno risorse,
c'è anche un'idea di progresso che ormai è entrata in crisi anche dovuta alla crisi economica e alla fine dell'età dell'oro, al fatto che poi ci sono altri filoni che diventano più importanti e preponderanti, cioè teniamo anche presente il fatto che questi sono gli anni anche delle grandi scoperte nell'ambito delle scienze dure. Pensate un po' come dire al genoma, tutto questo mondo, cioè tutto questo ribalta completamente l'idea della cultura, per cui prima la cultura era la cultura umanistica, a un certo punto si comincia invece a concepire un altro tipo di cultura che è la cultura di carattere scientifico, che a questo punto diventa quasi più importante, e soprattutto in un momento in cui progressivamente c'è una diminuzione dal punto di vista delle possibilità economiche, si decide di proprio indirizzare in quell'ambito le risorse che ci sono. Ovviamente queste sono questioni che sono amplissime, che dovrebbero essere, però non parlerei soltanto di una crisi della storia. Secondo me la crisi della storia è all'interno di una crisi più complessiva, che è quella appunto della cultura umanistica, all'interno della quale noi abbiamo avuto ovviamente come storici un grande rilievo nella tradizione italiana, ma anche in quella francese, in quella dell'Europa occidentale. Questioni quindi sono enormi, che vanno banalizzate in pochi spot, in pochi spunti. Però volevo ricollegare questo discorso anche al discorso che si è fatto sulla questione delle riviste. Perché io devo dire che sono, un po' più critica di quelli che pur sono stati critici finora sulla questione delle riviste, perché le riviste alla fine sono, secondo me, espressione di questa crisi e produttrici di questa crisi. Perché espressione di questa crisi? Perché in realtà noi, la nostra tradizione culturale, non è mai stata, se non molto parzialmente, indirizzata sulle riviste. Noi facevamo delle belle monografie, cioè i nostri padri culturali, gli storici, ma gli umanisti in generale, facevano delle belle monografie, per cui ci si metteva magari 10 anni, 15 anni prima di produrre qualcosa che avesse un senso di essere pubblicato. Ad un certo punto, secondo me, un po' scimmiottando le scienze sociali e le scienze dure, si è cominciato a produrre per riviste e cercando, soprattutto di trovare degli esempi all'interno del mondo anglosassone. Questo, secondo me, è stato un momento, è stato l'espressione di questa crisi, che però induce una crisi. Cioè, questi sistemi, prima si parlava di sistemi di valutazione dell'angolo, cioè ci rendiamo conto che ormai vale di più un articolo pubblicato su una rivista di fascia A rispetto a una monografia che magari è frutto del lavoro di anni e di riflessioni di anni? Anche che messaggio noi diamo ai nostri giovani? Qual è lo stimolo che noi diamo ai nostri giovani? Produci cose, facilmente spendibili, magari fatte omologate rispetto a quelli che sono gli standard internazionali, e non li stimoliamo invece a produrre libri, riflessioni compiute, frutto di lavoro di anni. Questa questione delle riviste, secondo me, è da una parte l'espressione di una crisi nostra, cioè noi abbiamo scimmiottato, le scienze dure ed altri settori, ma induce una crisi perché questa sovraestimazione delle riviste finisce col veramente impoverire la riflessione storica. Tutto sommato, un bel libro fatto di 10 o 15 anni di lavoro, le 400 pagine forse definitive per almeno 10 anni, noi non ce le possiamo più permettere, perché altrimenti diventiamo inattivi, non so se ci rendiamo conto. E tutto questo è assolutamente una sfasatura, una forzatura che noi ci stiamo imponendo, ci siamo imposti. Quindi siamo il prodotto di una crisi, ma noi stiamo inducendo sostanzialmente una crisi della storia di tutto l'ambito umanistico. Grazie. Lele. Sì. C'è già chi in bocca la pausa, però. No,
io faccio pausa, io faccio la pausa. Cioè, rimango tutto gelato e faccio la pausa. No, per dire che ci sono anche questi giovani che non lavorano. Sì, io più che altro, no, nulla di affermativo, credo di dire. Siccome sono rimasto un po' disorientato dalle vostre relazioni, ma non vuol dire che sono critico, mi domando, chiederei a voi, siete stati molto cauti, non avete voluto concludere, io chiederei invece a voi di specificare meglio, di chiedere meglio, innanzitutto quali sono secondo voi le tendenze che avete rilevato in questo faticoso lavoro, classificazioni, eccetera, e poi perché avete messo questo concetto di crisi al centro del discorso? Proprio è una domanda reale, non è per capire meglio. Su questa classificazione anch'io penso, non ne trago alcune conclusioni se non di una certa staticità, poi si può passare dall'8 al 12 al 3, insomma, non, salvo forse volendo proprio individuare e provare a farlo, il declino dell'Ottocento, mi è sembrato in alcune cifre, ma questo non c'è. Sinceramente non c'era bisogno di fare delle statistiche, sappiamo per tutta una serie di motivi che lo studio dell'Ottocento, forse adesso in ripresa, ha avuto momenti però di quasi di assenza, e così via. E poi anche alcune cifre ho notato, ho provato a immaginarmi di senso, il passaggio di titoli dalla storia della storiografia da 18 a 19, memoria uso pubblico da 5 a 26. Io sinceramente non so cosa voglia dire, cioè cosa è un articolo dedicato all'uso pubblico, parla dell'uso pubblico e quindi lo si mette in quella casella, mentre invece magari qualche anno fa parlava di che cosa e lo si metteva nella storia della storiografia. Quindi per questo chiedo leggetevi di più queste, datene la vostra lettura. E così. È curiosa questa cosa, tutti quelli che sono intervenuti hanno detto no, la parola crisi non ci piace. E allora veramente, neanche a me, ma allora veramente perché avete messo al centro di tanta parte del discorso questo concetto? Forse è mia ignoranza, sono molti articoli sulla crisi, forse riflessioni, testi, libri sulla crisi, non lo so, forse mi sono sfuggiti. Perché? Dato che poi tutti dicono ma questa crisi non... Allora, ho provato a pensare, si è parlato di quella crisi, si è detto i ruoli organici, lo spazio, i finanziamenti, cioè, sicuramente, tra parentesi, a proposito di quello che diceva Federico, io come sapete dirigo un'opera sul dizionario biografico italiano che da questo punto di vista è forse la migliore che esista nel mondo. E mi capita di confrontarmi con il collega che dirige la storia spagnola, il collega che ha diretto la storia inglese, mi dice, ah bene, voi così, e non ci credono che noi non abbiamo, che il dizionario biografico non ha finanziamenti pubblici, non li ha mai avuti. Dice, no, non è possibile, il dizionario biografico spagnolo, più brutto, eccetera, ma fino a 5 anni, era stracarico di soldi della corona e del governo e del consiglio di non so che. E, nel caso specifico no, insomma non c'è alcun interesse, nemmeno dalla Treccani, che lo pubblica, alcun interesse, proprio esplicito, toglietevi dalle scale il più presto possibile. E ma è una piccola testimonianza personale. Ma dicevo, crisi di ruoli, degli organici, qual è? Una cosa che ho detto, la funzione sociale degli storici sarebbe diminuita in crisi la funzione sociale, anche questo se si vuole fare uno studio, spiegateci meglio che vuol dire, perché io non so quale sia questa funzione sociale degli storici e quale sia stata, è stato fatto il nome Spadolini, per esempio oggi c'è Gigino, prima c'era Spadolini, certo Spadolini è uno storico primo, titolare della cattedra, ma che rapporti ha Spadolini con la ricerca storica, che rapporti ha avuto Spadolini con la ricerca storica? Oppure se io penso dal lungo arco della mia vita, certo c'erano dibattiti importanti naturalmente sul fascismo, De Felice, l'antifascismo, oppure Romeo, ma non aveva Romeo Sereni, tutte quelle cose.
ma non mi risulta che avessero una funzione sociale importante. Se io penso a chi ce l'ha e a chi ce l'ha, penso a giuristi, politologi, economisti che scrivono sui quotidiani, che ci dicono, abbiamo quella sera c'è il Panno Bianco, che parla di storia, nel senso che dice come era 30 anni fa, come era 50 anni fa, insomma più o meno. Ma non vedo molto, oppure non so, Galileo Loggi, certo, titolare di una cattedra di storia, ma anche lì, il nesso con la ricerca viva, con la ricerca attiva, finanziata, dov'è? Quindi io non è una critica, dico semplicemente che questa funzione sociale degli storici non la vedo. E si collega all'altra cosa, domanda di passato senza della storia, una bella definizione alternativa, ma la domanda di passato è straportante. Io non seguo molto la televisione, però so che spesso apro, ci sono tutti i filmati, tutti finati del Novecento, anche si va dell'Ottocento, History Channel, non so, non mi ricordo come si chiamano le trasmissioni, ma c'è tantissima storia. D'altra parte, tutti i film, i fantasy, i giochi elettronici che sono tutti basati su un medioevo con il tablet in mano, spade laser e corazze, una gran confusione ma piena di riferimenti al passato. Quindi c'è una forte presenza del passato senza nessun senso della storia. E allora qui sulla questione, dicevo, perché la crisi è una domanda autentica, cioè come mai è emersa così forte per voi? Ecco, Giovanni diceva, quando si parla di crisi di 40 anni non c'è la crisi, e come era accaduto nell'impero romano, essendo durata da 400 anni non c'era la crisi di impero romano, è un'altra cosa. E no, la crisi è da 100 anni, non da 40. Diciamo, lo sfaldamento del mondo storico avviene più o meno con la prima guerra mondiale, più o meno nel Novecento, sono 100 anni che l'Occidente, la cultura, non so come dire, vive. Siccome vengo 48 ore fa ad aver fatto una lezione su questo, ce l'ho tutto in testa, ma solo perché tra due giorni me lo sarò dimenticato, però in quell'occasione ho citato quel lauro libretto di Carr che diceva: storico è colui che individua un processo storico e vi aderisce, che si mette nel solco di un processo storico. Lo storico non è un antistorico, non fa distopia, va in una dimensione in qualche modo dotata di senso. Beh, tutto questo è, diciamo, finito più o meno con la prima guerra mondiale. Perché tu la metti nella Golden Age? La cosa mi trovo molto interessante, perché dopo la seconda guerra c'è stato quel periodo in cui la catastrofe del senso della storia della prima metà del Novecento sembrava in qualche modo superata, la ripresa, la democrazia, l'Occidente. Quindi c'è stato un momento in cui effettivamente la grande catastrofe del senso storico della storia, il mondo di Erich, Stefan Zweig, dopo la seconda guerra, per una serie di circostanze, in quest'ottica binaria est-ovest, comunismo, capitalismo, liberalismo, ha sembrato riprendere la storia, insomma, con più che con la fine del Golden Age, con alcune cose naturalmente, lo sappiamo. Il crollo del comunismo, la globalizzazione, tutte queste cose che sappiamo, quella lettura di un senso della storia che sembrava provvisoriamente ritrovata non c'era più. E quindi noi, se viviamo da, penso, 100 anni nel mondo della crisi della storia, per questo è inutile parlare di crisi, perché è l'aria che respiriamo, abbiamo però della difficoltà a individuare un senso e tantomeno a diritti. Qui, molto rapidamente, mi domando anche, avete parlato di riviste, sì, capisco, è vero, come diceva Daniela, una volta si facevano le belle cose, adesso c'è limitazione, è vero, è verissimo, per una serie di meccanismi, però io mi domando, se a me, io
sono poco aggiornato, però insomma che idea mi faccio delle cose che escono? Me le faccio andando in libreria e vedendo tante cose, aprendo libri, sfogliando eccetera, leggendo recensioni, e il mestiere di storico, devo dire, offre un servizio splendido, perché insomma due volte l'anno ci stanno tutte queste schede. Leggendo quelle schede si rimane un po' disorientati, perché tutte queste, la gran parte delle cose, non tutte per carità, sono cose che a me personalmente non suscitano alcun interesse, oppure sono monografie, a volte, badate, anche con editori finti, perché è vero che si dice c'è tutto questo meccanismo della costruzione, ma alcuni editori sono proprio finti, nel senso che sono dei tipografi sotto casa, e alcuni non hanno nemmeno prodotto quell'opera che è registrata in questura, cioè quindi vediamo un pochino di cosa si parla. E allora penso, dato che ormai sono fuori dall'università, al processo di formazione di tutte queste cose. Comincia con i corsi istitutivi, vanno all'università, studiano la storia. Che corsi seguono? Che scelte fanno? Che tesi? Chi dà loro le tesi? Rispetto a quando, a quell'epoca di una volta, che io posso testimoniare, una volta era il professore che dava il titolo di tesi. Oggi, sovrastati da una marea di studenti, in genere i professori subiscono il titolo. Il professore vorrebbe fare una ricerca su lotta continua a Parma, e c'è mio zio, già benissimo, meno male che lo fai, e fallo. E poi cosa succede? Che c'è la laurea specialistica, poi uno cerca di fare una domanda di dottorato. I dottorati, come sappiamo, sono un po' tanti. Io da quello che vedo delle progetti di ricerca presentati, a parte quelli che hanno detto presentati, è disarmante come l'improvvisazione, la mancanza di significato, moltissimi. Del resto, avere una borsa di dottorato significa uno stipendio per un po' di tempo, per i tempi che corrono, è una cosa grossa. Quindi c'è gente che dice: no, io sono indeciso se fare il concorso alle poste, però intanto ho provato a fare il dottorato. E ci sono molti che vincono le borse, ne ho testimonianza, perché sono tanti, perché c'è la parcellizzazione. Cioè, se questi dottorati, macrodottorati che uniscono la protostoria con l'età contemporanea e l'archeologia e la storia dell'arte, è evidente che poi, non dovunque, ma nei luoghi dove ho esperienza, c'è la parcellizzazione, no? Allora, fin dall'inizio si sa che uno te lo prendi te storico dell'arte antica, uno te lo prendi te storico dell'economia contemporanea, e quello dice: ma guarda, questo è scemo, non importa, questo è nostro, l'abbiamo deciso, tu manco lo guardi. Non voglio fare una gag, sto testimoniando di procedimenti a cui ho assistito e di cui ho testimonianza tutti i giorni. A questo punto c'è una tesi di dottorato, si cerca espressamente di pubblicarla, a parte che si può sempre pubblicarla con l'editore finto, che insomma si può fare, e dopodiché però si può approdare effettivamente agli editori, e si arriva poi a quella scena che io trovo in biblioteca quando vado: beh, cos'è uscito? A me è capitato di sentirmi dire da Giuseppe Laterza, a cui presento una brillantissima ricerca monografica: senti, noi al giovane il libro lo pubblichiamo soltanto se capiamo a volo che questo che uno poi possiamo sfruttare e fare un manuale, se no fuori. E ci sono dei meccanismi che sono leciti, meccanismi di mercato, per carità. Allora, come si costruisce questo paradigma che qui abbiamo visto da fuori, no? Cosa, i prodotti, quali sono le tendenze, il mainstream, in che direzione, è qualcosa che è prodotto di tutto questo meccanismo che riguarda ciò che ha detto, i finanziamenti, i ruoli organici, tutte queste cose. Quindi forse è anche su queste macro direzioni di come costruirle, qui ci sono molti docenti, giovani, meno giovani, che dovrebbero in qualche modo costruire dei percorsi, spiegarci, forse qualcuno lo fa, ma quali sono i percorsi di ricerca che intendono aprire, anzi senz'altro molti di voi lo fanno e ne ho anche conoscenza. E allora, in quest'ottica, e chiudo, io personalmente ho una mia deformazione, e cioè che il provincialismo, cioè la storia locale, è inevitabile. Guarda, mi è capitato di andare anche in altri paesi
negli Stati Uniti e tutti questi che hanno fatto la storia del proprio campicello, ma perché è un po' inevitabile, perché le fonti sono vicine, insomma succede anche da noi, succede dovunque. E tuttavia sempre di più si sente l'esigenza, pensate al post-colonial, alla globalizzazione, eccetera, eccetera, di indovinare, individuare, incoraggiare, alimentare delle progetti di ricerca, non saranno di tutti, ma insomma, che possano sfondare questi confini, cioè, sono convinto tutti d'accordo, e che possano poi produrre però esami, tesi, eccetera, eccetera, dottorato, via tutta la catena, fino a che arriva un libro in libreria, ma che nasca da una grossa progettualità iniziale che tocca a voi, docenti, insomma, e forse qui in questa sede, no? Si può immaginare cosa si fa d'ora in poi, che cosa la Cisco propone che i docenti che sono soci, quali settori lancino, quali settori alimentino, quali percorsi vogliono intraprendere. Questo è quello che... Ma vale la domanda soprattutto, non dimenticate che all'inizio io vi dicevo diteci. Dopo mette molto. Cecilia, okay. Allora un attimo, Cecilia, vieni qua, se no a metà strada. Allora, ci sono dopo Cecilia altri 3-4 interventi, però ci sono già i primi facinorosi che chiedono pausa, che sono queste generazioni un po' rammollite. E per cui dopo Cecilia facciamo la pausa, però io deploro, diciamo, questa situazione. Va bene, allora comunque sono veramente velocissima. Vorrei tornare sul tema della storia politica e delle generazioni, che era stato un po' avviato da Fulvio, e riprendendo anche quello che diceva Nicola e che diceva Carlotta. Allora, è vero, apparentemente questi numeri, storia politica 40,8 all'inizio, la prima rilevazione, poi 41,8, poi 41,4, apparentemente danno un'impressione di staticità, ma secondo me non è vero. Non è vero perché, in che senso? Nel senso che la storia politica è cambiata. Quella che facevano i nostri maestri, sono stati citati tanti, e possiamo aggiungere ancora qualcun altro, Scoppola, lo dico per una personalissima affezione, e la facevano in maniera completamente diversa da come si fa ora. Ha ragione Nicola quando dice la storia militare oggi si occupa della società, si occupa delle donne, c'è anche la storia di genere che ha contaminato la storia politica, cioè la storia politica è una storia contaminata da tutto quello che nel corso degli ultimi 30 anni ci abbiamo infilato dentro. Quindi è vero che apparentemente il dato è lo stesso, ma il contenuto della storia politica è abbastanza diverso. Quindi. Grazie. Allora, facciamo 15 minuti di pausa e poi riprendiamo, diciamo, altri 3 interventi. Sì, forse è meglio che tu non la tiri più di tanto, perché si è spezzato, il ritmo della concentrazione. No, questo è più facile per me, perché posso fare a meno di ricapitolare tutti i punti con cui sono d'accordo, quelli con cui in parte... Non si sente male. Ah, preparalo così, dicevo, posso fare a meno di segnalare i punti con cui sono d'accordo, gli altri magari dissento, sono d'accordo con quasi tutto, anche le cose politicamente un po' catastrofico che ha detto Romanelli. Alla fine, più in generale, la crisi, lascio perdere, analizzare la categoria della crisi, che è una crisi in generale del ruolo degli intellettuali, volevo riflettere in questa direzione, ma non lo faccio più di tanto. Cioè la crisi di chi professionalmente porta una cultura specifica, la nostra cultura specifica,
specifica è quella di storicizzare e di approfondire criticamente. Ecco, soprattutto la parte critica credo che non venga gradita dal pubblico, non interessa il pubblico e come tale ci sentiamo in crisi perché non ci ascoltano, ed è per questo che il mio punto di vista era un po' più ombelicale, cioè non tanto l'impatto che mi interessa, non tanto, anche che l'analisi fatta, su cui torno, l'impatto che le nostre riviste, la nostra produzione ha sul pubblico, non credo fosse mai basta neanche ai tempi dei maestri miei, essendo anziano sono vicini ai maestri citati precedentemente, quanto magari superare l'aspetto quantitativo. Allora mi rivolgo a chi ha fatto quello straordinario lavoro di introdurre, chi introduce si assume un compito arduo e lo fa sapendo che gli interventi si incentrano sulla critica a ciò che hanno detto. Io ne scelgo un solo punto, poiché mi interessa come si evolve la nostra produzione storiografica, con uno sguardo, ripeto, ombelicale, cosa ci chiediamo di diverso rispetto a 40 anni fa tendenzialmente e in che modo lo facciamo, quella classificazione quantitativa che necessariamente, mi riscuso un'altra volta, costringe a fare delle caselle, fa sparire, lo diceva la banca parlando della storia militare, l'evoluzione significativa che dentro quelle caselle si è verificata. Per esempio, prendo una questione del tutto marginale, la storia locale. Sto così perché mi hanno detto la storia locale, e dentro la storia locale c'è la storia urbana. Ecco, credo che la storia urbana abbia quella lettura storiografica ha avuto un'evoluzione straordinaria, una capacità di porre delle domande molto diverse in questi 40 anni in relazione ai movimenti sociali, per esempio, in relazione alle composizioni sociali delle città, alla funzione della città, dal welfare alle funzioni produttive, e questo nella storiografia si è visto. Non mi sono così preparato da portare gli autori, mi spiace, è un'intuizione un po' dell'ultimo momento, il che mi sollecita a proporre di ragionare quasi esclusivamente in termini qualitativi, cioè si sceglie un argomento e ci chiediamo: ma è cambiata la storiografia negli ultimi 40 anni in relazione a questo topic? Lo ha fatto seguendo le domande della società, l'altro punto di vista che banalmente, a cui banalmente risponde lo storico. Secondo me molti di questi storici l'ha fatto, per cui questa non è una crisi, secondo me, ma è all'interno di una crisi del ruolo dell'intellettuale, l'intellettuale che conta meno forse è lo storico, tuttavia una evoluzione interna alla disciplina significativa che può avere una ricaduta sulla didattica soprattutto, cioè sulla formazione dei prossimi che si occuperanno o di war games o di formazione a loro volta di altri storici, c'è stata. Questo naturalmente suona come una critica a un lavoro straordinario, ma in realtà è prende la piglio da quel lavoro, e vi ringrazio ancora. Grazie. Tommaso. A cui volevo accennare molto rapidamente è ricorso sia nella relazione dell'Angelini sulla perdita della funzione sociale della storia con riferimento a Galasso, eccetera, ed è un tema che è tornato in numerosi altri interventi. Tra le varie, a un certo punto Federico Romero diceva: in un mondo nel quale il meccanismo della comunicazione è nelle mani della TV e dei social media, è del tutto evidente che lo storico non possa svolgere una sua funzione sociale. La mia personale opinione è che
questa funzione sociale sia effettivamente entrata in crisi. Mi è difficile dire con esattezza quando, tendendo a collegare questa entrata in crisi con l'esaurirsi di un modo di intendere il ruolo dello storico come colui il quale costruisce l'immagine del passato funzionale alla identità e alle prospettive della sua comunità di appartenenza, dunque in sostanza il ruolo politico dello storico che diciamo più o meno da sempre ha governato lo sviluppo della nostra professione fino a tempi piuttosto recenti. Che cosa è successo fondamentalmente? Beh, è successo, per quello citavo la TV e i social media, è successo fondamentalmente che a un certo punto i lettori dei quotidiani sono crollati in termini quantitativi. La televisione ogni tanto ci permette di vedere un collega, ma non è certamente lui che decide, che sceglie, che sono i giornalisti che sulla base di logiche completamente diverse da quelle dello studioso di storia introducono qualche volta, non molto spesso, qualche voce di questo tipo. Non parliamo dei social media che danno voce diretta a una quantità di persone che nel corso della storia dell'umanità non l'avevano o mai avuta o l'avevano avuta soltanto in circostanze eccezionali, mentre oggi entrano direttamente. Il risultato qual è? Il risultato è che, l'ha detto un grande studioso francese, il passato è dappertutto mentre la storia c'è sempre meno. Ecco. Questo però era un punto sul quale mi premeva insistere, anche se, mi perdonerete, sono tutte cose che avevo già scritto nella mia relazione di 5 anni fa al convegno del degli storici, Giardina e C. L'altra cosa che volevo dire parte dalle analisi quantitative che sono state proposte dai nostri relatori. Sì, ci sono alcune variazioni, eccetera, eccetera, però al di là della possibilità di discutere, come più volte è stato fatto già in precedenza, io non ci ritorno, i criteri di classificazione all'interno di questo e di quello, il quadro che io ho tratto da uno sguardo non facile perché le cifre erano tante eccetera eccetera è che sostanzialmente dagli anni 80 in poi non è cambiato quasi niente nella storiografia italiana, non è cambiato quasi niente dal punto di vista della impostazione, non è cambiato quasi niente, sì c'è stata una riduzione, diciamo l'entrata in crisi della storia politica come elemento dominante, veniva citato quell'articolo di Gallerano del 1987, eccetera, eccetera, però fondamentalmente il quadro non mi sembra configurare una crisi, ma non mi sembra configurare alcuna significativa evoluzione. Io l'anno scorso, in una piccola intervista che mi avevano chiesto i colleghi di Mondo Contemporaneo, ho preso il mestiere di storico, ho fatto, con tutti i limiti che queste cose quantitative hanno, ho fatto lo spoglio di un paio di numeri per vedere quante delle opere di storici italiani lì recensite riguardavano la storia d'Italia ed eravamo vicini al 90%. Si aggiunga un po' di storia d'Europa, il resto del mondo praticamente è assente.
Ora, è vero che ciò che conta non è la dimensione della ricerca, ma è il contesto problematico della ricerca, per cui si può fare storia locale in una dimensione transnazionale. Però questo dato a me sembrava estremamente significativo di una tendenza, sì, qualcuno ha parlato, Carlotta mi sembra, di alcuni segnali di sprovincializzazione della nostra storiografia. La mia personale opinione è che qualcosa certamente si è mosso su una serie di terreni e non sto a farla lunga, però sostanzialmente la nostra, a me sembra, una storiografia che di progressi ne ha fatti relativamente poco ed ha mantenuto sostanzialmente immutata, diciamo immutata in una misura molto rilevante, l'impostazione che la caratterizza con tutti i suoi limiti ormai da molto tempo. Grazie. Adriano, altre richieste? Allora, io cioè, vorrei spostare un po' il discorso su un altro aspetto, credo, nel senso che in parte mi pare sia stato evocato dall'intervento di Tommaso. Io un pochino avverto, e in fondo credo forse siamo anche noi in qualche modo figli del nostro tempo, il rischio di un'attitudine da vittimismo professionale. Quindi i problemi della nostra professione sono crisi o non crisi, dovuti a fattori esterni, al mancato riconoscimento, alla mancanza del ruolo sociale, alle strutture che in qualche modo ci impongono di muoverci in un senso o in un altro. Tuttavia, a me sembra che la questione sia un po' diversa. Cioè, c'è un problema sostanzialmente di chiederci se noi siamo all'altezza, adesso detto in maniera, l'intervento forse un po' ingenuo e un pochino poco raffinato, quindi può risultare un po' rude, però c'è la questione di porsi se noi siamo all'altezza, se siamo all'altezza delle sfide che in qualche modo alla storia sono lanciate da questo nostro tempo, se siamo alla sfida, all'altezza di una professione che nel mondo ha conosciuto dei cambiamenti, delle trasformazioni su cui possiamo essere critici più o meno. E qui io credo che c'è un po' una questione, perché in fondo diceva Tommaso, 40 anni cambia poco. Sì, poi dobbiamo un po' capire meglio, forse io domani questo ci aiuterà, perché in fondo c'è un processo di cui bene o male, pur in questa predominanza di un'ottica autoreferenziale, quindi o localistica o italiano-centrica, ma che in qualche modo è anche inevitabile, come ricordava, non mi ricordo se era Lele, cioè un po' in tutto il mondo la storia locale ha il suo ruolo, ma c'è un processo da cui siamo stati investiti, che è sostanzialmente un processo di rapporto di scala con cui ognuno di noi si deve confrontare e che ha vari elementi, perché quando io ho iniziato a studiare
Sì, è chiaro che forzo un po' per capirci. L'orizzonte per chi si occupava di storia italiana era la comunità scientifica italiana, sostanzialmente. Oggi la comunità scientifica e quindi anche la storiografia con cui ti confronti non può che essere una comunità scientifica, una storiografia internazionale, globale, vediamo com'è. Ma anche l'approccio ai temi e la contestualizzazione non regge più solamente italiana, mentre se tu prima facevi uno studio sull'età giolittiana, sostanzialmente lavoravi sulle dinamiche e sulla contestualizzazione di quello che avveniva in Italia tra il 1901 e il 1914. Poi a un certo punto compariva, ma era politica estera. Oggi anche nell'impostazione che ognuno di noi deve dare alla sua ricerca, non può non misurarsi con una tematizzazione, una contestualizzazione che è necessariamente più ampia. Questo credo sia un processo che comunque abbia investito la nostra storiografia, ecco. È chiaro che dai meri dati quantitativi è più difficile da desumere. Però torno alla domanda così un po' ingenua, un po' rude, del se siamo all'altezza, perché poi capisco che ognuno di noi, questa è anche la malattia delle professioni accademiche, si sente, se non il più bravo, però insomma uno bravo, e questo fa molto parte della nostra psicologia, diciamo. Io adesso non voglio entrare nel merito, ma credo che sia sempre un esercizio utile, a partire da me stesso, mettere in dubbio questa autoconsapevolezza per cercare di diventare bravi, ecco, questo un po'. Ma a parte questo, allora, a me quello che sembra manchi, anche qui lo dico in maniera rozza, sono le idee. Cioè sono, o in altre parole, diceva Lele, i progetti, le linee di ricerca. Cioè il nostro dibattito manca un po' di un confrontarci, di uno sfidarci, di uno stimolarci a discutere su idee, su questioni, su grosse questioni storiografiche. E questo un po' credo si rifletta sugli itinerari di chi inizia un'attività di ricerca, come sull'attività di ricerca di chi è più maturo. E questo un pochino forse interroga anche, lo dico anche, la nostra socialità professionale accademica, cioè se la Cisco non debba essere, essendo uno spazio che abbiamo, di più uno spazio di dibattito sulle idee. Uso questo termine idee in maniera un po' poco dettagliata e generica, ecco, però credo che ci intendiamo. L'altra questione che secondo me bisogna porci è se il mondo ha bisogno della storia, cioè il mondo inteso, il nostro tempo, la nostra cultura, perché noi possiamo lamentarci, non ci ascoltano, nessuno, si direbbe a Roma, ci si fila, e continuare con questo peano lungo, anche noioso sinceramente. E mi sembrerebbe un pochino più denso anche di futuro interrogarci invece quali sono le domande anche non dirette ma dentro la cultura del nostro tempo che sono rivolte alla storia. Credo che Giovanni nel suo intervento iniziale un po' lo voleva dire, ogni generazione di storici si pone le sue domande a partire dalla situazione politica in cui si trova, potremmo dire più ampiamente culturale. E a me sembra che alcune questioni interrogano fortemente la storia, ma hanno anche bisogno di una risposta da parte dei storici. Qui c'è un problema di essere all'altezza, che è un'altezza di capacità, di profondità nei nostri studi e allo stesso tempo di capacità di comunicazione di quello che noi riusciamo in qualche modo a capire, a comprendere. Ma ad esempio il cambiamento dei paradigmi
sulla questione guerra e pace, credo che sia uno dei temi oggi che chiede e ha bisogno di una risposta alla storia. Il ritorno dei nazionalismi pone delle questioni alla storia, perché i nazionalismi, sovranismi, chiamiamoli come vogliamo, continuamente sfidano la conoscenza storica, la manipolano, la sollevano, ma chiedono una nuova comprensione, così come anche questa dimensione, diciamo, chiamiamola del mondo, per non usare il termine un po' logoro, della globalizzazione. Chiaramente sono accenni molto rapidi e poco approfonditi e meditati, però se noi vogliamo ragionare di crisi o non crisi, forse conviene che ragioniamo anche sulla fuoriuscita, ecco, da questa. Quali sono le sfide che abbiamo di fronte, quali le prospettive. In questo, secondo me, interrogarci su qual è il bisogno di storia di questo nostro tempo, che è un bisogno forse difficile da decifrare, perché in stagioni precedenti della storia era molto più diretto, forse molto chiaro, ma anche a suo modo anche piuttosto scivoloso, aveva i suoi elementi, le sue trappole per gli storici. Oggi forse va un po' più decifrato, è più complicato, è più difficile da definire, però qui io vedo una domanda chiave rispetto, se volete la sento anche esistenzialmente per la mia professione, ma quello che faccio serve a qualcosa? C'è un bisogno di quello che faccio nel nostro mondo? E poi come essere all'altezza, se riusciamo a capire questo bisogno di rispondere a quelle domande, a quelle sfide della storia? Ecco, semplicemente mi sembrerebbero questi dei livelli su cui forse converrebbe interrogarci e lavorare. Bene, grazie. Allora, prima di dare la parola, che sembrate due condannati a morte, però anche come postura, prima di dare la parola a Margherita e Mirko, io volevo fare due o tre osservazioni approfittando del ruolo, perché mi sembra che il dibattito sinceramente sia stato molto interessante e scaturito dai vostri dati. Credo che domani poi si integrerà ulteriormente. Volevo però riprendere due o tre punti, perché a partire dal discorso crisi che abbiamo appurato come discorso problematico, ma una premessa intanto, se ci fosse qualcuno del MIUR, dico Lele, tanti dottorati non ci sono, per cui non vorrei che qualche agente del MIUR riportasse che in storia abbiamo tanti dottorati, in realtà... Io non ho detto sono tanti, ho detto sono troppi. Vabbè, è interessante come distinzione, non credo che siano troppi, ma comunque certamente sono contenitori, come dici te, questo aumenta la confusione, però auspico un aumento del numero dei dottorati, non in funzione di un ingresso all'università, che è un altro filone, ma questo è un tema su cui non bisogna trattenersi. Io volevo però fare due riflessioni sulle cose dette. Innanzitutto, quando noi parliamo di dibattito internazionale e di provincialismo, non provincialismo, è vero che c'è un dato strutturale, però a me interesserebbe anche la domanda chi indica la via e chi segue. Cioè, partecipare a un dibattito internazionale può essere una forma di provincialismo nel momento in cui io semplicemente faccio quello che mille anni fa Lele parlava di pantografo, cioè ripetere su scala nazionale quello che hai detto, dicevi su scala locale quello che era nazionale, invece qui è viceversa. In realtà c'è, e noi lo sappiamo bene, una forte tendenza ad adeguarsi a dei dibattiti che partono altrove in maniera acritica, però quello significa essere a posto, no? Si cita letteratura non italiana, sono stati fatti anche degli esperimenti in cui persone citavano volumi
e autori inesistenti, e tutti si adeguavano e dicevano: no, è vero, purtroppo è un dramma, è chiaro, perché chiaramente è un suono che produce la modernità e il fatto di essere a posto. Allora, questo un po' è un problema rispetto al provincialismo. Il provincialismo non è dato dai temi, ma la nostra consapevolezza, secondo me, si esce nel momento in cui siamo noi ad avviare alcune questioni, e abbiamo tutte le capacità e i mezzi per poterlo fare, ma dobbiamo abbandonare un po' quest'idea che c'è un trend a cui noi ci agganciamo sempre, siamo sempre in late comers. Questa è una questione. L'altra, è vero, secondo me la Cisco deve essere un'occasione, questo dibattito di storiografia vuole essere quello, far parlare di idee, però è anche vero, ad esempio, sulla mailing list, nella posta, il dibattito langue si infiamma per qualcosa, probabilmente si sposta, è attivo sui social, questo non lo so, io non ci sono, però spazi per fare questo tipo di discussione, per avanzare idee, quello che diceva Adriano è assolutamente convincente. Ma la domanda che mi faccio è: ma se la storia, sono le domande che noi facciamo alla storia, allora il punto è: come mai c'è questa stagnazione apparente? Come mai, cioè, in realtà sembra che non ci muoviamo? Ma un articolo sull'età giolittiana, visto l'esempio preso, del 1987, è lo stesso di un articolo sull'età giolittiana oggi? Probabilmente no, dentro c'è un movimento. Certo, se io guardo l'età giolittiana dico siamo sempre l'età giolittiana, ma è una domanda sbagliata porsi qualcosa sull'età giolittiana? È vecchio, è desueto perché si chiama giolittiana, siamo anche noi vittime di mode, oppure c'è un problema di adeguamento? C'è qui Michele Cento, che ha pubblicato da poco un libro su Niti, in cui compare tutto un altro Niti, cioè un Niti con rapporti transatlantici, un altro immaginario, un altro progetto culturale che rimette in discussione il concetto di liberalismo e delle potenzialità di un certo tipo di liberalismo, eccetera, eccetera, eccetera. Però il titolo è Niti, è roba vecchia. E allora il punto è: noi dobbiamo sempre stare fermi alle domande, e perché ci sono quelle domande. Probabilmente possiamo dire siamo una società statica, rifacciamo sempre le stesse domande. Il discorso, per esempio, del ritorno dei nazionalismi è un tema che dovrebbe coinvolgere e muovere molto di più. Ma se non vengono domande da parte della comunità su questa cosa, qual è la ragione? Scarsi finanziamenti? Furbizia del ricercatore che sa che ci metterebbe troppo tempo ad adeguarsi a un certo tipo di cosa che magari gli interessa pure, ma ovviamente non riesce a entrare nel meccanismo? Non c'è una cultura adeguata per affrontare nuove cose. Poi questa domanda del noi siamo fermi, noi non siamo adeguati, dovrebbe sempre però chiarirsi con esempi concreti, e questi dati di staticità apparente probabilmente, appunto, bisognerebbe andarci a guardare dentro nel contenuto, se è così, un'analisi linguistica che ovviamente 30 anni fa non ci sarebbe stato, altri tipi di sensibilità. Certo, non i temi, non cadiamo in questa forma di vero provincialismo, perché parlare oggi dell'età giolittiana può introdurre questioni totalmente nuove, totalmente innovative, che però nascono da qui. Perché noi non facciamo domande più adeguate a un mondo che cambia? Ma mi sembra che arrivano queste domande, stanno arrivando. Il discorso della World History, il discorso della Global History è una sfida di questo tipo. Certamente non diventa più una sfida nel momento in cui diventa moda o obbligo. Questo è un altro discorso, è un vecchio discorso, ma lo sappiamo. C'è qualcuno che dice come si fa storia, e se ha la forza di intimidire in questo ambito, gli altri si devono adeguare. Questo è un problema. Lasciare che le domande scorrano libere, e ovviamente quelle più adeguate, quelle che funzionano di più, riusciranno a imporsi. Ma questa è una cultura complicata, e soprattutto ci vorrebbe, sì, davvero più dibattito, più autocritica e meno paura di non apparire adeguati. Chiudo con la questione delle scienze sociali. Io
ritengo che le scienze sociali abbiano totalmente sostituito la storia in molti ambiti e anche nell'ambito pubblico. Da tanti anni dico, ma guardate che se parla un sociologo viene ascoltato, se parla un politologo viene ascoltato, se parla un economista viene ascoltato, perché è in grado di fare leggi che noi non facciamo e non possiamo fare. Se io alla televisione sento un demografo che mi dice nel 2100 saremo 20 miliardi, beh, io ho sentito una bella legge, una cosa chiara, una cosa utile e una cosa che ha un senso politico, perché se saremo 20 miliardi dovremmo attrezzarci. Lo storico non può inseguire su questo terreno qui. Dunque, le scienze sociali in qualche modo finiscono per diventare riferimento. Quello che dicevi, sono d'accordo, la tecnica, ma l'avvicinamento al discorso della tecnica che sostituisce il resto è interpretato dalle scienze sociali. Le scienze sociali danno sicurezza. Il Pane Bianco, chi è che lo citava prima, politologo, chiunque sia, quando vanno gli storici, lo sappiamo tutti, vengono chiamati politologi. Perché? Perché la storia serve a intrattenere. C'è grande domanda di storia, ma per intrattenere, non certo per capire come finiremo. E allora io guardo volentieri il film, i filmati, i cinegiornali, eccetera, il commento dello storico, però poi se devo occuparmi del mio futuro, è meglio che parli un politologo o un economista. Questo è stato, e noi abbiamo perso l'idea che lo storico è agganciato al futuro molto più di tanti altri scienziati sociali. Detto questo, ho approfittato del mio ruolo, do la parola ai due che finalmente escono da questa condizione. Allora, essendo per forza di cose condannata a morte, nel senso che effettivamente c'era un sottotitolo non dichiarato, lettera di un condannato a morte, nel senso che eravamo completamente consapevoli, allora ci hanno dato due opzioni: o andiamo direttamente alla sedia elettrica oppure ci facciamo fucilare lentamente, e questo devo dire che ha dato grandi frutti. Ecco, quindi la fucilazione lenta in realtà era il nostro scopo, cioè ci hanno chiesto di introdurre due giornate in cui si dibatterà proprio su tutto ciò che avete sollevato, nel senso che domani effettivamente si entrerà nel merito di diversi temi, e quindi, non per fare non autocritica, però comunque per lodarci, siamo riusciti a sollevare un dibattito, insomma, che ci ha fucilato bene, e quindi siamo molto contenti. E detto questo, allora, lo scopo era proprio sollevare un dibattito, cioè nel senso che noi siamo partiti da, come dire, da dei punti di osservazione esterni alla disciplina, quindi da coloro i quali si sono occupati nel bene o nel male di cercare di attuare una sintesi di ciò che osservavano nel momento stesso in cui lo stavano vivendo. Due punti che possono essere effettivamente comunque anche questi da un punto di vista cronologico dibattuti e spostati eccetera, che c'erano sembrati particolarmente fruttuosi, erano per l'appunto questo dibattito a metà degli anni 80, perché rifletteva, anzi sono consapevole che rifletteva una discussione ormai probabilmente decennale, quindi 73, 83, 84, se vedete le date, insomma, ci stanno. E poi il punto ultimo di questo dibattito, che era rappresentato dal profilo di uno storico con cui ho avuto il piacere di discutere, anche ho avuto il piacere di criticarlo proprio dal vero, cioè Galasso, che nel suo profilo sulla storia della storiografia italiana poneva, diciamo, a volo d'uccello un punto di vista, diciamo, cronologico estremo. Quindi nel 2017 lui, storico effettivamente di lunga data, dava questa interpretazione. Quindi non era
a nostro, come dire, non è che volevamo sposare l'interpretazione, volevamo dire c'è stato un dibattito che non era solo italiano, ma per l'appunto è un dibattito che, sul senso della storia, che si è allargato, come cercavo di dimostrare, a toccare diversi ambiti, cioè dal Comitato Internazionale delle Scienze Storiche al dibattito americano, a quello olandese, quello francese, eccetera. Quindi, come dire, sì, certo, loro hanno constatato questo, però a livello europeo e a livello, diciamo, non solo europeo, ma a questo punto internazionale, c'è stata questa rilevazione. La premessa. La seconda premessa: a noi è stato detto che dovevamo tener conto di due punti di vista, cioè la scala e la periodizzazione. Quindi, a questo è quello che abbiamo fatto, nel senso abbiamo pensato di riallacciarci agli interventi di domani e di vedere effettivamente da un punto di vista quantitativo, che non vuol dire non comprendere che all'interno di questo punto di vista quantitativo ci siano un sacco di tematiche, no, per carità, cioè, nel senso che abbiamo fatto libri di storia della storiografia, certo che lo capiamo questo. Il punto era però partire, come diceva Mirko prima, qualcuno fuori, da un punto zero, cioè c'è questa, hanno rilevato questo, e noi a che punto siamo? Allora partiamo da un dato, diciamo, rilevabile. Perché sarebbe stato molto interessante, e spero di farlo, prendere una tematica e poi vedere come è stata sviluppata. Però sarebbe stato un punto di vista parziale, cioè nel senso che mettiamo gli studi sul fascismo piuttosto che quelli su di storia coloniale, piuttosto che di storia urbana, certo, va bene, ok, cioè nel senso che dovevamo prendere questo punto di vista, seguire tutto l'andamento, e probabilmente sarebbe venuto fuori un quadro molto meno statico. E se si vanno a vedere anche i dati delle monografie, e questo poi lo metteremo agli atti, insomma, se ci saranno, si vedono questi movimenti, cioè negli anni 90, per dire, c'è un'apertura a tutta la questione europea che supera, diciamo, questa questione dello Stato-Nazione, ed è in linea con quanto diceva qualcuno, insomma, anche con tutti gli sviluppi politici, sociali, insomma, dell'epoca. Stessa cosa vale ancora prima per gli anni 80, quando c'è tutta un approfondimento sulla storia della Shoah, della memoria, eccetera, e queste saranno cose che ovviamente su cui dovremmo riflettere, e via dicendo, insomma, adesso non è che faccio punto per punto i casi. Altra cosa interessante, per esempio, è lo studio di casi regionali, perché attraverso uno studio comparativo di diverse regioni si può vedere come in alcune regioni, soprattutto per quanto riguarda alcuni filoni di ricerca, faccio un esempio, il Veneto, la storia economica, ci sono punti di vista molto interessanti che variano rispetto a questo dato quantitativo che sembra molto statico, però dovevamo capire quali erano gli ordini di grandezza rispetto a questi due punti, scale e periodizzazioni. E adesso arrivo al problema di scala e periodizzazione. Allora, periodizzazione, cioè vorrei avere una, dicevo prima Mirko, una registrazione delle numerose telefonate che ci siamo fatte, perché cioè, a un certo punto io volevo proprio prendere le tabelle e buttarle, perché non c'era un modo né di collocare, diciamo, in maniera univoca la storia sociale, mettere in maniera univoca tutto quanto all'interno della storia culturale e via dicendo. Quindi quello che io forse troppo velocemente ho cercato di dire è che forse queste due giornate dovrebbero anche essere il punto di partenza per interrogarsi su queste categorie che noi usiamo così, ma che non ha, a parte lo studio effettivamente di Carlotta Sorba, cioè non hanno avuto, come dire, una sistematizzazione dal punto di vista metodologica della semantica storica, e quindi tendiamo a cercare di collocare all'interno di categorie che sfuggono da tutte le parti alcuni studi. Però, ecco, per quanto riguarda invece, per cercare di rispondere a domande più precise, però è vero che quando noi parliamo di storia militare intendiamo parlare di storia militare, cioè nel senso la tal armata che si è mossa sul tal fronte, e non di storia sociale, come poi si è evoluta. Quello l'abbiamo messo effettivamente all'interno della storia sociale. Poi potremmo anche fare delle tabelle, per l'appunto, in cui cerchiamo di distinguere questo,
perché il problema della storia sociale, per dire, è enorme. Dove si colloca la storia della medicina, cioè delle vaccinazioni, per dire, degli ospedali, e via dicendo, insomma, cioè, e la stessa cosa vale anche per i contadini, le lettere, insomma, al fronte, cioè quella ovviamente non è storia militare. Noi in questa categoria abbiamo inteso proprio la scansione rigida, insomma, del dato, diciamo, militare, e via dicendo, ecco. Cosa volevo dire poi ancora? Adesso mi perdo. Ah, ecco, e un altro commento interessante. Ecco, chi è che scrive? Allora, e forse il dato del paragone tra libri e riviste può aiutarci, insomma, ad uscire da questo guado. Nel senso che chi scrive effettivamente per la bibliografia storica nazionale sono un po' tutti, cioè c'è anche... soprattutto per gli anni, insomma, in cui succede qualcosa di significativo, per esempio gli anni 90 con la guerra in Bosnia, ci sono tutta una serie di libri classificati come storia extraeuropea che trattano della guerra in ex Jugoslavia, di giornalisti, di persone testimoni della guerra, cioè addirittura ad esempio classificato come storico, e qui ci bisognerebbe capire se è il diario di Zlata. Non so se avete presente, è il diario di una bambina di 12 anni scritto, diciamo, dalla Sarajevo, praticamente prima non assediata, poi assediata, e la sua, diciamo, percezione della guerra di questa ragazza di 12 anni. E allora bisognerebbe ovviamente qui rivedere tutti questi dati alla luce del dibattito di questi due giorni, rivederli, risistemarli, e io mi auguravo proprio che potesse scaturire questo genere di confronto, nel senso, di fronte ad una problematicità di quello che noi abbiamo usato come categorie, diciamo così, insomma, abbastanza, non saprei neanche come definire quello che voglio dire, però insomma, di fronte a delle categorie che tutti hanno rilevato insufficienti per capire, di fronte ad una ad un'osservazione da parte, diciamo, di persone che hanno guardato questa disciplina dall'esterno e ne hanno constatato la crisi, noi, ecco, cosa potevamo dire? Cercare di riagganciarci, diciamo, ad un dato che, per quanto poco significativo, per quanto problematico, eccetera, comunque ci dava una direzione. E poi, augurandoci che domani, in cui i relatori cercheranno di entrare all'interno delle diverse definizioni, si possa poi configurare, come dire, uno sguardo a tutto tondo. Quindi il nostro intento era proprio aprire un dibattito e cercare di stimolarlo, cosa che effettivamente mi pare riuscita. L'ultimo punto su cui mi soffermo, ma molto velocemente, è questo. Non abbiamo trattato, oltre che ai corsi universitari, alle tesi di dottorato, alle tesi di laurea e alla manualistica in generale, ci sarebbe invece un tema molto interessante, non abbiamo trattato nemmeno le recensioni, cioè anche il dato quantitativo delle recensioni, che per alcuni decenni è veramente significativo, la ricezione di queste stesse traduzioni, per esempio anche all'interno delle recensioni, piuttosto che dei convegni e via dicendo, e il tema grosso anche delle recensioni, cioè nel senso che sì, certo, io scrivo un libro che apparentemente dal punto di vista del dato quantitativo corrisponde a uno 0,5%, ma questo libro ha un dibattito, dà vita ad un, diciamo, ad una corrente significativa. A questo punto ovviamente il dato quantitativo scompare rispetto a questa cosa qui, e di questo siamo completamente consapevoli e ci diamo come prossimo obiettivo per il prossimo decennale. No, scherzo, era poco anche il tempo a disposizione, insomma, lo sappiamo, però ecco, volevo solo dire che ne siamo completamente consapevoli e quindi speriamo di scampare alla morte con questa dichiarazione. No, li ammazziamo subito. La consapevolezza potrebbe essere un'aggravante in realtà. Allora,
Io credo che il nostro modesto lavoro non desiderasse rispondere a due domande che invece voi avete acutamente posto. Cioè, non voleva essere una storia della storiografia italiana degli ultimi 30 anni, perché noi facciamo storia della storiografia e non l'avremmo fatta così neanche noi, Nicola, non solo tu. E secondariamente non voleva pensare di poter risolvere o di rispondere in qualche modo alla questione della crisi attraverso questi dati quantitativi. Prima di tutto per il motivo che avete detto ripetutamente, cioè che francamente secondo me parlare di crisi rispetto alla produzione storiografica è sbagliato. I problemi di crisi riguardano il ruolo sociale dello storico e semmai appunto i finanziamenti, gli apparati esterni, se volete anche il dato epistemologico, ma non la produzione storiografica, che invece è in movimento. E semmai uno dei dati, per rispondere a Romanelli, che cosa leggo io in questi dati? Io leggo esattamente quello che avete detto voi, cioè che se io guardo, come dicevo, le macro categorie, sembra che la storiografia italiana non si sia mossa, e invece la storiografia italiana si è mossa, e quindi mi induce a dover fare un altro tipo di ricerca qualitativa e a guardarci dentro quelle categorie per spiegare appunto che la storia politica di oggi non è quella di 30 anni fa, che la storia culturale di oggi non è quella di 30 anni fa, e quindi mi spinge a fare questa riflessione. Però siccome voi avete sollevato il dibattito, la questione della crisi, mi sento di dire anche un paio di cose su questo e ribadisco quello che ho detto prima, che ho accennato prima. Una delle domande che noi ci eravamo posti è i riferimenti spaziali e temporali che gli storici italiani contemporaneisti hanno scelto in questi 40 anni sono cambiati? Perché uno dei modi in cui possiamo cambiare le risposte alla domanda è questo. Allora, siccome abbiamo visto che per certi aspetti sono cambiati, come dicevo prima, sicuramente si è ridotto lo spazio del quadro nazionale, che continua però a essere largamente prevalente. C'è una crescita della storia regionale, c'è una crescita della storia sovranazionale, ma limitata. Così come c'è uno spostamento in avanti dell'interesse. Ora, questi due dati chiaramente bisogna leggerli. E qui ci riportano secondo me alla questione, e cioè, come ho detto prima, non bisogna farsi accontentarsi dei riferimenti che vengono passati dalla tradizione disciplinare, né di quelli che ci offre la domanda, quella che voi avete chiamato.